Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Oggi, martedì 26 novembre, avremo ospite in studio nella prima parte della nostra trasmissione Guglielmo Gambardella, che è il segretario nazionale della UILM. Poi dalle 9 alle 9 e mezza potrete fare le vostre telefonate, le vostre segnalazioni a Angelo D'Adamo di Federconsumatori su questioni appunto che interessano i consumatori. E poi Sveglia in città avremo ospite in studio sempre da Roiano Lorenzo Giorgi, assessore comunale. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a cominciare dal Piccolo che oggi apre con una ripresa dell'apertura di ieri, tutta politica. Di Piazza nel 2021 ci riprovo, il sindaco conferma l'intenzione di ricandidarsi per il quarto mandato, la mia popolarità va oltre i partiti, un avviso forte alla Lega. Poi ancora strisce blu in via Diaz, 45 stalli a pagamento, novità imminenti per i parcheggi a Trieste. Poi questa foto significativa dall'alto del municipio di Monfalcone, fame di lavoro, a Monfalcone l'assalto dei 450. C'è stato il recruiting day ieri mattina. Poi ancora centro congressi avanti tutta, pronto in tempo per ESOF 2020, sopralluogo in Porto Vecchio. Ancora lo show di Patti Smith conquista il Rossetti. Trieste è magica, dice la cantautrice. Andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto. Allora, cause civili, tempi biblici, ma in Friuli Venezia Giulia durano la metà. Questo il titolo del Messaggero in apertura, la classifica dei tribunali. La media italiana è di 389 giorni, a Udine e Pordenone ne bastano poco più di 200. Gorizia sprint. Si parte da Sella Nevea, molta neve solo in quota, un unico polo potrà aprire sabato. Poi ancora un caso di cronaca a Remanzacco, pistola puntata contro il cassiere, rapina nella sala slot. E ancora a Palmanova, per il maltempo crolla un altro pezzo dei bastioni a causa delle piogge. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, la prima pagina, autostrade, Liguria isolata, si parla sempre ancora dei danni del maltempo e dell'incuria. I PM pericolosi, due viadotti, dopo il Morandi e l'A6, ora chiude la A26. Indagine sui piloni crollati a Savona, dossier sulle frane, sono 620.000, a rischio il 16,6% del paese. Questa è la notizia in apertura del Corriere della Sera. Poi ancora Ernesto Galli della Loggia, un commento, la storia e la politica, l'antisemitismo che l'Europa non sa vincere. Ancora un sondaggio shock, la violenza colpa anche delle donne, il 40% dice chi vuole può sottrarsi alla violenza, un'indagine Istat. Poi in centro pagina una foto tratta dal video girato in mare da uno dei soccorritori a Lampedusa, il pianto, le urla, le onde, salvataggio di una bimba, la piccola eritrea strappata alle onde del mare dopo il naufragio del barcone al largo di Lampedusa, viene restituita all'abbraccio della madre. Il pianto disperato, le grida tra le onde, il rumore cupo del vento, lei un anno strappata alle braccia della madre, scaraventata nell'acqua grigia e gelida davanti a Lampedusa. La vedo, prendila, urla un marinaio della Guardia Costiera, il collega già in mare incrocia gli occhioni neri della piccola e la salva, istanti che valgono una vita. Ancora andiamo a vedere la pagina in realtà online, scegliamo La Repubblica, dunque vediamo, eccola qui, perché c'è una notizia dell'ultima ora accaduta nella notte, Albania scossa di magnitudo 6,5 a Durazzo, avvertita in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, pare che sia stata avvertita anche a Trieste, ci sono diverse segnalazioni anche sui social.
per quanto riguarda questa scossa di terremoto. Durazzo e Tumana, case crollate, dispersi, persone sotto le macerie, 150 feriti. A Tirana, gente in strada, l'allarme e la paura sui social. E vediamo appunto anche su Trieste Caffè, già l'aggiornamento, è stato registrato questo terremoto anche evidentemente dal nostro centro. Allora, un terremoto di magnitudo 6,5 è avvenuto nella zona costa albanese settentrionale martedì 26 alle 3:54 ora italiana, con coordinate geografiche 41,37 e 19,47 a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in diverse parti di Trieste, dal centro alle periferie, decine i post pubblicati dai triestini sui social. Allora, ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, riprendiamo con le previsioni del tempo e le notizie della rassegna stampa e quelle in tempo reale. A fra poco. Allora, bentornati in diretta. Andiamo subito a vedere le previsioni del tempo con il sito dell'OSMER ARPA regionale. La situazione generale: la regione sarà interessata fino a questa sera da un promontorio anticiclonico con correnti nord-occidentali in quota che a tratti però saranno un po' più umide. Mercoledì arriverà un veloce fronte atlantico che darà origine a una depressione sul Golfo di Trieste. Quindi, per oggi al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, con probabili nubi basse sul Tarvisiano e bora moderata sulla costa, poi in attenuazione. In giornata da poco nuvoloso a variabile, con probabile aumento della nuvolosità in serata. Andiamo a vedere la situazione domani. Domani, mercoledì 27 novembre, al mattino probabile cielo nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. In giornata e soprattutto serata, piogge da moderate ad abbondanti, anche intense, temporalesche, su pianure costa orientali, nevicate in quota oltre 1.600-1.800 metri circa. Sulla costa in serata soffierà vento da sud sostenuto con possibili mareggiate e acqua alta, quindi torna il pericolo, l'allerta per quanto riguarda le possibili mareggiate nella giornata di domani, mercoledì 27. Andiamo a vedere dunque le notizie che arrivano dall'Albania. Siamo ancora sul sito di Repubblica, che è forse uno dei più aggiornati in questo momento. Allora, vediamo: una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito alle 2:54 ora locale, le 3:54 in Italia, la costa settentrionale dell'Albania vicino Durazzo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Sciac e Durazzo. Nella capitale Tirana la gente è scesa in strada in preda al panico. A Durazzo e Tunama crollati case e palazzi, dispersi, 150 feriti, persone sotto le macerie. Unità dell'esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Tumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini. A Curbing un uomo è morto invece dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. Le prime immagini dall'Albania arrivano su Twitter, alcune case completamente crollate. Vediamo qui solidarietà al popolo albanese, alcune immagini che sono state pubblicate su Twitter. Il forte sisma è stato sentito anche in Italia, qui ci dicono anche in Puglia, in Basilicata, in Campania, in Abruzzo, ma sappiamo che anche da noi qualcuno l'ha sentita la scossa di terremoto. Dalla sala della protezione civile della regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Poi vediamo appunto la cartina di dove è successo, appunto di dove si trova l'epicentro. L'associazione Italy in Albania su Twitter ricorda a tutti i cittadini italiani il numero d'emergenza con nazionali dell'ambasciata 00355 422 74900. Quindi questa è l'informazione di servizio per chi avesse bisogno appunto di mettersi in contatto con le autorità italiane. La paura è stata registrata sui social, fortissimo terremoto in Albania, avvertito anche nel Salento, tanta paura.
paura, twitta Rocco Nuzzo, mai sentite in vita scosse così forti, tutto si muoveva, posta da legge, Biagio Marzo, al Bari pure, risponde Mariangela Agliate. Insomma, si vede tutto il tam-tam dei social sul terremoto in Albania. Qui vediamo appunto alcune immagini che vengono sempre pubblicate su Twitter della scossa. Allora andiamo a cambiare argomento, torniamo poi magari più tardi con aggiornamenti sul terremoto. Andiamo a vedere i giornali che sono oggi in edicola, che non contengono naturalmente questa notizia. Allora andiamo a vedere il Piccolo che parla di politica, come abbiamo visto, apre con la politica, dice Di Piazza si ricandida e avvisa la Lega. La mia popolarità va oltre i partiti. Il sindaco di Trieste punta al poker nel 2021. In corsa per il secondo mandato anche Ciriani. Cisint non scioglie le riserve. Quindi questa è la situazione, insomma, a livello regionale. C'è anche la notizia del fatto che Bini scarica definitivamente Saro e lo processa, fra virgolette, nel direttivo Fiume, resa dei conti in progetto FFG, lontano da occhi indiscreti, in un'osteria di Qualso di Reana del Royale, si è riunito ieri sera il GOTA del progetto FFG, non un direttivo qualunque, ma un incontro particolarmente caldo, durato più di 2 ore. Questo è quello che è successo appunto ieri sera. Allora, poi ancora altre notizie dalla politica. Secondo il Piccolo, Patuanelli sarebbe in pole per il post di Maio. De Carlo frena, eletti Friuli Venezia Giulia entusiasti. L'ipotesi del ministro allo sviluppo economico come futuro leader politico divide il movimento. I parlamentari in questa fase Luigi non si tocca, Ussai e Dal Zovo fanno il tifo per Stefano. Questa è la possibilità che si apre a livello addirittura nazionale. Poi ancora si parla sempre di politica, Movimento 5 Stelle in Emilia, vuoto di liste e candidati, Grillini in difficoltà a trovare forze da schierare per le regionali, ma Di Maio insiste, lo statuto vieta intese con il Partito Democratico. Allora andiamo ancora avanti a vedere le notizie per quanto riguarda la cronaca internazionale, furto del secolo in 6 minuti, via il tesoro della Sassonia, blitz di 2 ladri con le asce, immobili le guardie del museo che non sono armate, rubati gioielli e diamanti del 700 per 1 miliardo, si sospetta una talpa interna. È successo al castello di Dresda, dove i ladri sono riusciti a rubare un bottino dal valore inestimabile. Questo è quello che è successo, davvero un furto definito del secolo. Ancora andiamo a vedere sempre sul Piccolo la questione, dunque ancora un attimo, andiamo a cercare la notizia, eccola qui, la fila dei 450 ai colloqui in palio un posto nel cantiere di Panzano. Monfalcone al giorno del reclutamento presente il 3,5% dei contattati, tutti uomini oltre metà stranieri, quasi tutti uomini a dire la verità. Abbiamo intervistato ieri anche qualche donna, fra poco penso riusciremo a rivedere il servizio appunto realizzato a Monfalcone in occasione del Recruiting Day delle aziende dell'indotto di Fincantieri, un primo passo insomma per arrivare alle assunzioni annunciate dall'amministratore delegato Bono di Fincantieri, ma abbiamo una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Sì, buongiorno. Laura Buccarella. Sì, buongiorno. So che non ci sono ancora gli ospiti, ho approfittato a telefonare adesso perché ho chiamato anche ieri Sì? sulla storia dei centesimi che tirano via dei supermercati. Sì. Visto che dopo io non ci sarò, quando sarà quella persona dei consumatori, Sì, è Angelo Dadano.
Esatto, volevo se magari lei mi facesse presente questa storia per Certo, capire e se arriverò in tempo o se ascolterò la sua risposta, ecco. d'accordo, Volevo che l'abbiamo magari chiamato non vada, apposta. non vada in dimenticanza questa storia perché è abbastanza pesante come Certo, infatti non discorsi, insomma, va glielo bene. ricorderemo sicuramente. Grazie intanto, Grazie signora. mille, Buona grazie, giornata, buongiorno, buona buongiorno. giornata. Allora, vedo pronto il servizio appunto sul Recruiting Day di ieri a Monfalcone, rivediamolo. Io ho 22 anni, sono qua a domicilio a Monfalcone, io già attualmente lavoro e normalmente sto cercando qualcosa di meglio per le mie aspettative, diciamo, economiche. Io ho fatto un corso di Civiform al villaggio del Fanciullo come saldatore, elettrodo e filo continuo. Io sono tipografo, ho 50 anni e spero di mettermi al gioco. Le speranze dei disoccupati, anche di lungo corso, e dei giovanissimi a caccia di un impiego si incrociano al Recruiting Day a Monfalcone. 15 aziende del comparto navalmeccanico mettono a disposizione 155 posti complessivi tra carpentieri, saldatori e tubisti. Questa mattina, in fila in Piazza della Repubblica, c'erano oltre 300 persone. Perito elettronico elettrotecnico, sono qualificato, speriamo qui bene per la Fincantieri che riesca a prendere anche come punto, diciamo, di riferimento a quello che ho fatto. Guarda, non so perché non è il mio campo questo. Io sono eticista. Comunque ho fatto lo stesso, adesso vediamo. Sperare prima di tutto in un lavoro, poi anche come carpentiere. È il primo passo per colmare il fabbisogno di manodopera nel settore, annunciato qualche tempo fa dall'amministratore delegato di Fincantieri Bono e, grazie a un accordo firmato con la Regione, il Comune di Monfalcone ha aperto le porte del municipio per ospitare l'iniziativa. Le 15 aziende che sono presenti sono aziende dell'indotto sano, la stessa Fincantieri oggi è presente, la stessa Fincantieri in un'altra occasione procederà a diciamo, assumere, tra virgolette, a fare i colloqui per l'assunzione diretta di circa 200 persone da oggi al 2021. Tante e diverse le storie delle persone in cerca di un'opportunità. Vengo da Trieste, a 53 anni, messo in piazza, in strada, perché avevo un'attività di un bed and breakfast che gestivo a Trieste, in piazza Goldoni, rinomato, rovinato dalla delinquenza minorile sottostante in strada, e oggi vengo da Trieste mettendomi in gioco a cercare un lavoro, qualsiasi lavoro. Io sono stata convocata tramite la mail della regione che ci invitava in quanto facevo parte del gruppo degli ex lavoratori della ITO. Quindi sono venuta a vedere, anche se i profili professionali che sono proposti qui sono, diciamo, un po' al di fuori di quelle che sono le mie competenze. Quindi tante speranze per questa prima iniziativa, primo passo appunto. Poi parleremo molto di lavoro, lo faremo con il nostro primo ospite, come vi dicevo, che sarà Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Quindi ci sarà occasione sicuramente di parlare di lavoro. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno Senta, a lei. si è verificato per l'ennesima volta una bolletta della famosa ERA, la tanto declamata società della Sì. luce e acqua gas, no? Dove praticamente 26 scade al 28. Eccolo. Questo è per l'ennesima volta, per 26 scade al 28. E Capito. comunque sia sempre alla fine del mese, no? Perché insomma, se uno all'inizio del mese succede questa roba, dici, boh, all'inizio del mese forse in qualche maniera fanno una specie di pianificazione, ma al scadenza al 28, con Sì. 2 giorni di preavviso, Chiaro, chiaro. pagare una mora del controsenso. Certo. Allora, ieri ho comprovato il numero dove si può parlare con l'operatore, no? Sì. Impossibile parlare tutti quanti, Coppoli, il disco, te parla, te dici, fracca 3, fracca 3, e dopo fracca 3 per parlare con l'operatore, E non si fracca 3, riesce. eccetera, siamo spiacenti, non possiamo metterli in collegamento. Riprovi la prossima volta, mancava ancora che mi dici, provi di un'altra volta, sarà più fortunato, no? Tipo l'uno No. dell'altro, no? Ecco, questo lo so che non lascerà il tempo che trova, eccetera, no? Va Se uno bene. va so, alla cieca, so, in Chiaro. Civitavecchia, che dici, mandami un'email, scrivo una lettera, protesta, eccetera, eccetera, no? Perciò Chiarissimo. se,
l'ennesima volta chi fa quel che fa, quel che vuoi, chi fa quel che vuoi con tutta la gente che protesta, no? Grazie. Grazie della telefonata. Allora, mi dicono invece porteremo questo problema sicuramente anche in questo caso dopo le 9, tra le 9 e le 9 e mezza, Angelo D'Adamo di Federconsumatori. Intanto mi dicono che è pronto il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Sento rumori strani, ma credo ci sia in collegamento qualcuno appunto dalla sala di via Revoltella. Allora, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono l'ispettore Ierumela, buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno. Allora, qual è la situazione, quali sono le segnalazioni della giornata di oggi? Sì, per quanto riguarda la mattinata odierna non sono previsti cantieri di entità particolare da creare problemi grossi alla circolazione. Pertanto non mi resta soltanto ricordare che dovrebbe continuare anche oggi un cantiere mobile per lavori di potatura alberi nella zona lungo il viale Miramare, quindi attenzione per chi percorre quell'arteria, eventuale segnaletica mobile presente in loco che viene spostata di volta in volta nella zona interessata appunto dei lavori. Come detto prima, altre situazioni particolari mattinate nella giornata di oggi non sono previste. Benissimo, grazie delle segnalazioni e buona giornata e buon lavoro a lei e ai colleghi. Grazie, buongiorno. Grazie. E noi proseguiamo dunque con la lettura dei giornali, andiamo a vedere appunto sul Messaggero Veneto una notizia che interessa i tanti appassionati di sci, prati e tanta neve, solo sulle vette, si comincia sabato ma a Sella nevea, la decisione dopo il vertice con i tecnici di Promoturismo FVG, Turracher aperta, Pramollo il 6, Görlitz nel giorno successivo, a sinistra vediamo qui nelle foto l'arrivo della seggiovia di Prevala che sarà aperta sabato, insomma questo si ritorna alla stagione sciistica ma con calma, diciamo così. La Coppa del Mondo torna in Friuli con lo snowboard, piste regionali sotto i riflettori, nazionali con tante gare, i titoli tricolori children saranno assegnati sullo Zoncolan. Queste le notizie e poi ancora gli sconti, prevendita già più 50%, code a Udine e Trieste, insomma sono tanti gli appassionati anche nella nostra città. Andiamo a vedere ancora, sempre per quanto riguarda le notizie, in primo piano sul Corriere della Sera, strade a rischio, i PM in azione, chiusi altri due viadotti sulla A26, i controlli della Procura di Genova scattati prima dell'incidente di Savona e Autostrade annuncia lo stop, chiusura immediata di due viadotti dell'A26, il provvedimento adottato da Autostrade dopo che la Procura di Genova ha chiesto contromisure urgenti per il rischio di crolli e cedimenti di due ponti. Lo stop è stato chiesto alla luce degli esiti delle perizie eseguite nei giorni scorsi dai consulenti dei magistrati. I risultati sono stati comunicati ieri al direttore di tronco di Autostrade nel corso di un vertice al Palazzo di Giustizia di Genova. Questa quindi la decisione della giustizia per quanto riguarda quello che è successo l'altro giorno appunto a causa appunto del maltempo, come dicevamo, che dell'incuria. Torniamo sul piccolo, si parla di Porto Vecchio, il sopralluogo ieri, abbiamo realizzato anche dei servizi su questo. Allora, cantiere a pieno regime e il centro congressi incassa i primi ingaggi. Viaggio tra i magazzini 27 e 28, dove si lavora senza sosta in vista di ESOF 2020, ma la struttura è già prenotata anche per due grandi convegni tra il 21 e il 22. Allora andiamo a vedere il servizio di Bernardo Gulotta. Viaggio all'interno del futuro centro congressi del Porto Vecchio, una visita aperta alla stampa per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori in quella che sarà la futura area congressuale e non solo della città. Il cantiere verrà completato entro il mese di aprile del prossimo anno. Interessa i magazzini 27 e 28, fra cui è stata anche realizzata una nuova passerella di collegamento, ma anche il cosiddetto 28 bis, l'area di ampliamento dove si collocano il grande auditorium da 1856 posti e il foyer. Il preesistente rivisitato magazzino 28 avrà una sala conferenze da 420 posti e la zona catering. L'edificio sarà il più grande centro polifunzionale del nord-est e avrà una superficie di 9.000 metri quadrati con un'area espositiva complessiva
fino a 6.404 metri quadrati. Un primo grande investimento, quello del centro congressi, ma che grazie ad eventi come ESOF faranno capire che questo spazio è uno spazio per tutti i cittadini, oltre al polo culturale, al magazzino 26, anche a tutto quello che potrà svolgersi in questi enormi spazi. Per esempio ci saranno a disposizione, una volta ultimato il centro congressi, due grandi sale anche ad uso concertistico, che sarà possibile appunto allestire anche per eventi culturali, e questo sicuramente darà respiro alla grande iniziativa culturale che la nostra città offre. L'investimento per la realizzazione dell'opera è di 12 milioni di euro, sostenuti dal Comune di Trieste per il 42% e da Trieste Convention Center per il 58%. Il piano complessivo per ottimizzare la struttura è quello di prevedere circa 20 convegni l'anno, con un indotto complessivo per la città di 30 milioni e un ricavo di 3 milioni. Un elemento che di certo ha accelerato l'avvio del cantiere e le progettualità in corso d'opera è stata l'assegnazione di ESOF 2020. Con un'attività pubblico e privato vediamo realizzarsi di un centro congressi che non esisteva in città. Quindi il Comune di Trieste ha fatto la sua parte, ha comunque investito 5 milioni di euro, l'altra parte quasi 7 milioni di euro sostanzialmente investita da privati, tutte imprese locali che stanno lavorando alla clemente per la realizzazione di questo centro congressi. Importante per il futuro della città, ma ciò che è rilevante è che l'impresa locale sta creando questo centro congressi secondo il cronoprogramma e proprio in vista di ESOF. Allora, abbiamo subito una telefonata in attesa, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora e signora, sono Esther. Esther, buongiorno. Buona giornata e le auguro veramente una buona giornata. Anche a lei, dica. Grazie, grazie, io ho bisogno veramente, è un periodo... E vorrei chiedere una cosa. Dica. Aspetti, ho sbassato? Sì, ho sbassato. Devo parlare piano allora, perché mio marito dorme. Allora vorrei chiedere una cosa. Sì. Quando voi chiudete la telefonata, vuol dire che andiamo oltre i minuti o dipende dal tenore della telefonata? Può dipendere. Di solito lo facciamo quando finiscono i due minuti, altrimenti... Io telefono anche nelle TV nazionali, sì. Ma di solito riesco almeno a dire buongiorno quando mi fanno segno. Io capisco anche i segni, voglio dire, però essere chiusa così di brutto, mi creda, non dire buongiorno e non salutare, anche se si è fatta una telefonata sgradevole per chi vuole. Quella di ieri credo che fosse andata oltre comunque anche il minutaggio. Questo, allora questo mi va anche bene, però prima... Fate un segno con le forbici, mi creda, guardi, io sono una persona che sembra aggressiva, però determinate cose le ritengo importanti. Come le forbici. Così, vero? Ecco, okay. Io la ringrazio, però non vorrei poi, Bruno, esatto, e noi capiamo e le diciamo... Grazie, buona giornata. Anche se siamo a metà della telefonata, però abbiamo già fatto e abbiamo già detto il nostro pensiero. Comunque, se vuole, c'è proprio sotto il timer, che è vero, qualche volta magari non lo mettiamo sempre. No, ma ieri sono rimasta male, mi sono trovata senza... Ma mi scusi, non avevo detto niente di male, un mio pensiero. Mi sono trovata, pac! Ho detto, ma che maleducata. Io credevo di essere, invece no, mi hanno telefonato e mi hanno detto, ma guarda che ti hanno chiuso, non hai neanche salutato. Lei deve ammettere che io dico nome. Sì, verissimo. Nel bene, nel male, posso essere una contestatrice o no, va bene. Mi metto la faccia. D'accordo, ecco, signora Esther. Lo sapevo. La ringrazio molto. Buona giornata. Buona giornata a lei. Veramente glielo dico, perché finalmente ho capito. Grazie a lei. Buona anche giornata. A lei. Buona giornata, Esther. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro primo ospite. A fra poco.
Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, diamo subito il buongiorno, il ben arrivato alla nostra trasmissione anche a Trieste, a Guglielmo Gambardella, coordinatore e segretario nazionale della UILM, coordinatore proprio per la siderurgia. L'ho detto bene? Sì, Benissimo, buongiorno, buongiorno, grazie grazie. per aver accettato il nostro invito. E allora, intanto cominciamo col dire soprattutto quella che è un po' la ragione per cui è qui a Trieste in particolare, e poi parliamo soprattutto di Ferriera, naturalmente, della situazione per quanto riguarda il grande impianto siderurgico di Trieste. Allora, si è fatto un po' un'idea, immagino, insomma, della situazione qui a Trieste, a che punto siamo secondo lei, e che cosa si sta facendo? È stata gestita bene questa partita per quanto riguarda la Ferriera di Servola? Sì, la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico in cui l'azienda ci ha presentato il nuovo piano industriale per la Ferriera. Ricordo che a fine agosto c'è stato un atto, una mozione alla regione Friuli Venezia Giulia in cui si chiedeva all'azienda di valutare la chiusura dell'area a caldo dell'alto forno e provvedere a un piano industriale che però tutelasse l'occupazione esistente. L'azienda ha risposto positivamente a questa cosa, accogliendo questo invito fatto dalla regione, per cui ha preparato un piano industriale in cui ci fossero questi due requisiti: una riconversione industriale del sito e un piano occupazionale per cui chi lavorava, chi lavora tuttora nell'area a caldo, dovesse poi avere una ricollocazione nell'ambito dello stesso sito Certo, con l'installazione di nuovi si è impianti. parlato di esuberi zero, no? Di un Sì. piano esuberi zero, ecco. Sì, sicuramente questo è un principio, spero che da parte di tutti i soggetti venga sempre tenuto in considerazione. Sicuramente per noi sarà l'elemento principale, portante di qualsiasi discussione. Quindi dopo la presentazione di questo piano industriale si è aperta una fase per cui come organizzazioni sindacali dovremmo verificare se questo piano industriale rispetta veramente questo principio che noi ci siamo dati, che quindi tutte le lavorazioni alternative possano effettivamente dare la risposta occupazionale a tutti i A lavoratori tutti. che attualmente lavorano nel sito. Quindi con il Ministero si è stabilito di aprire un percorso di confronto sia per quanto riguarda il piano industriale, ma anche quello che sono gli accordi territoriali, l'accordo di programma, su cui, come dire, ci sono le linee direttive per lo sviluppo sia del sito, sia dell'intera area portuale che, come tutti quanti sanno, è Certo. oggetto adesso di discussioni che vedono uno sviluppo di questo sistema logistico, a partire dagli accordi con i cinesi, per cui noi vorremmo fare una discussione complessiva anche per quanto riguarda questo Su aspetto. questo aspetto, secondo lei c'è la possibilità, anche dal suo punto di vista, insomma, di osservatore nazionale, no? C'è la possibilità di sopperire così alla perdita di tanti posti di lavoro per la chiusura di un impianto così importante, con altro che non sia appunto strettamente industriale, ad esempio la logistica, si è parlato di attività portuali. Secondo lei è sufficiente a ripianare, insomma, il gap, no? La mancanza di posti di lavoro, oppure c'è bisogno di altra industria? Per questa la discussione noi vorremmo portarla allargando il perimetro della discussione, non mantenendola solo per quanto riguarda la parte industriale, anche se ricordo che il sito della Ferriera di Servola è composto da una parte industriale che è Acciaierie Arvedi e la Sì. parte logistica siderurgica triestina. Quindi
una parte delle attività del sito della Ferriera già sono come dire, predisposte per lo sviluppo del sistema portuale. Quindi noi abbiamo posto anche questa discussione con il ministro Patuanelli, certo, vostro concittadino, infatti. Per cui noi vorremmo immaginare il sito della Ferriera di Servola come un elemento centrale per lo sviluppo sia delle attività industriali sia delle attività logistiche, perché o, come diceva lei, abbiamo la capacità di progettare uno sviluppo complessivo, quindi tutto quello che riguarda le infrastrutture, l'ambiente, i servizi, la logistica, integrati con l'industria ovviamente pulita, con impatto ambientale zero, noi ci auguriamo. Certo. E quindi abbiamo la capacità di fare un progetto complessivo. Io credo che se in queste occasioni, come è avvenuto in altre, si ha la capacità di guardare oltre e si ha la possibilità non solo di mantenere l'attuale occupazione, ma di crearne altra. Ecco. Di crearne ancora, perché come abbiamo visto c'è molta fame, come un po' dappertutto, insomma un po' in tutta Italia c'è molta fame di lavoro. Ieri abbiamo già rivisto il servizio a Monfalcone, nella vicina Monfalcone, su input di Fincantieri, anche un po' del comune e della regione, è stato fatto questo recruiting day in cui appunto 15 aziende dell'indotto Fincantieri, quelle aziende che lavorano appunto nel settore navalmeccanico, hanno offerto 155 posti di lavoro e si sono presentati in più di 450, insomma, sono tanti di più anche quelli che poi aspirerebbero a un posto di lavoro. Naturalmente ce n'è molto bisogno, è una situazione che interessa un po' tutti i lavoratori e tutti i disoccupati purtroppo in Italia. Sì, io credo, adesso non verificheremo poi il risultato di questo evento, di questa iniziativa. Sicuramente emergerà anche su questo, no? Sì, sì, sì. Sicuramente emergerà una questione che è anche questa al centro dei dibattiti, delle discussioni politiche, sindacali, di chi ha responsabilità, dell'impresa, che purtroppo, ecco, c'è questa domanda di lavoro, sì, che però non si concilia con quelli che dovrebbero essere i requisiti, le necessità di professionalità e di competenze richieste dall'azienda. Quindi io spero che tutti quelli che hanno, come dire, offerto la propria candidatura a Fincantieri trovino una piena accoglienza da parte di Fincantieri, ma come già in alcune dichiarazioni dello stesso Giuseppe Bono, c'è la necessità di avere delle figure specializzate, quindi credo che anche la città di Trieste, così come in tutti gli altri contesti, si debba attrezzare e chiedere come è possibile conciliare queste due cose. Quindi entriamo in un altro settore, in un altro contesto, che è quello della scuola, di quello che della formazione, per cui quello che stanno studiando i nostri ragazzi è utile per quello che riguarda le aziende? Questa è la domanda. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea pronto, con noi? Buongiorno, Bruno qua. Buongiorno, Bruno. Ecco, allora, Simo, mi lasci fare un piccolo riassunto di quel che avete detto voi qua. Sì. Patuanelli, gradito, è il punto franco internazionale extra-Europa, che manca un tassello. Menis Gadito, che praticamente il porto franco internazionale può far solo logistica, perché la Saracchiani che sblocca parte dell'allegato ottavo può far solo logistica. E difatti la finanza, la fiscalità resta nel porto, cioè qua può venire solo ditte che fa logistica del trasporto, non può venire ditte qua a impiantare una fabbrica e occupare qua gente del territorio, perché c'è sotto la fiscalità italiana. Quindi anche Zeno D'Agostino ha detto che bisogna modificare
punto franco in senso universale. Se noi non potevamo, qua c'è gente che fa praticamente logistica, trasporto, e le ditte che vengono qua sotto la fiscalità italiana. Questo è un inghippo, e quindi il tassello che ha detto Patuanelli è questo. Menis ha detto la stessa roba, e dopo Zeno d'Agostino anche lui si lamenta che manca questo tocco. Quindi nella zona nostra franca industriale là non puoi venire dite perché c'è sotto la fiscalità, quindi della extraterritorialità fiscale che deve andare sui confini. E siccome che il punto franco internazionale è parte integrante del territorio libero di Trieste, la fiscalità deve essere libera e la fiscalità italiana deve essere oltre i confini del territorio libero di Trieste. Se viene dite qua in porto, oltre che far palestre, sauna e roba del genere, se viene dite che componentistica, non so, tipo televisioni oppure tecnologia avanzata, dopo gli operai che vengono qua, i tecnici, che noi informatici qua, ecco, quindi questo è lo sviluppo. È chiaro, chiaro, sì. Bruno, grazie. Un secondo, che No, abbiamo concluso il tempo, l'ho lasciato anche parlare un pochino di più, mi dispiace, dobbiamo essere giusti con tutti i telespettatori e dare lo stesso spazio. Grazie, comunque abbiamo capito, insomma, il senso della sua proposta, fa riferimento naturalmente al Porto Franco internazionale, alla questione non da poco, insomma, non di poco conto del territorio libero. Vedo che annuisce, da ragione. Sì, no, non posso che essere d'accordo con l'ascoltatore, perché anche un dato che è stato evidenziato dallo stesso ministro Patuanelli rispetto all'incidenza dell'industria manufatturiera triestina sul PIL della città. Lui ha dichiarato una cifra che si aggira intorno al 10%, che è una percentuale molto bassa. Quindi per questo condivido quello che diceva il telespettatore. Se questa può essere un'occasione per cui ci può essere, si possono creare le condizioni per sviluppare ulteriormente quello che è l'attuale tessuto industriale di Trieste, ma questo vale anche per quanto riguarda le questioni nazionali. Allora, dobbiamo metterci in testa tutti quanti che la ricchezza la si produce se si fa industria, se si creano dei prodotti, dei manufatti, dei sistemi, non solo con dei servizi. Non possiamo essere destinati come paese e anche la città solo a consumatori. Ci sarà qualcuno che produrrà e si arricchirà e noi consumeremo non so fino a quando. Quindi è giusta la questione che è stata posta dal telespettatore, per cui bisogna verificare se anche all'interno dell'accordo di programma che regolerà il progetto c'è la possibilità di poter insediare nuove attività produttive. Chiaro. E quindi andare incontro a questa necessità dell'azienda, ma dell'intero paese. Però è una questione che dovremmo verificare. Chiarissimo. Allora, non so se c'è un'altra telefonata. No, allora c'era soltanto la grafica. Torniamo allora ai temi, insomma, della siderurgia. Lei naturalmente, come coordinatore nazionale per quanto riguarda la siderurgia della UILM, si occupa, immagino, sicuramente anche dell'ILVA. Sono destini un po' intrecciati, seguiamo anche noi qui da Trieste molto spesso, insomma, quelle che sono le vicende dell'ILVA, perché poi la ferriera, la nostra piccola ferriera, è stata definita anche in qualche caso, soprattutto dal punto di vista ambientale, dell'impatto, insomma, che ha sull'ambiente la piccola ILVA, no? Qui del nord-est. Come si sta procedendo su questo fronte adesso, insomma, le ultime novità quali sono? Le abbiamo lette anche oggi sul giornale, così ci aggiorni un pochino su quello che è il passaggio, insomma, l'ultimo passaggio. Sì, mi consenta di fare però una precisazione, sì, che se sommariamente possiamo dire che la ferriera ha delle condizioni analoghe a quella di Taranto e dell'ex Ilva,
proporzioni. Insomma, sì, al di là delle dimensioni, al di là delle dimensioni, però bisogna precisare una cosa, anche quindi per tranquillizzare i cittadini. I cittadini devono sapere che attualmente la Ferriera di Servola rispetta le normative ambientali. Ecco, diciamo. Questa è, come dire, è una cosa che non lo dico io, è stata riconosciuta dagli enti preposti, è stata messa nero su bianco, quindi per cui questa condizione è totalmente diversa rispetto agli impianti di Taranto che addirittura sono sotto sequestro con facoltà d'uso, quindi c'è tutta una condizione particolare che non è paragonabile. Infatti questa è una cosa che ha condizionato anche la valutazione che hanno fatto le organizzazioni sindacali. Se c'è la Ferriera di Trieste che non inquina, che rispetta le normative, perché fare questa riconversione? Io personalmente o come mia organizzazione non la condividiamo, perché riteniamo che questa produzione debba essere ancora strategica per il nostro paese, però ci sono delle scelte che fa la politica per cui le organizzazioni sindacali ne prendono atto, però fermo restando il principio che dicevamo prima, che tutti i lavoratori devono continuare a lavorare. Chiaro, quindi e ritorno all'ILVA. L'ILVA adesso, anche alla luce di quelle che sono state le indiscrezioni, ma anche dalla conferenza stampa che ha fatto lo stesso Presidente del Consiglio Conte a fine dell'incontro con Mittal venerdì scorso, sembrerebbe che adesso ci sia una riapertura del confronto con Mittal. Quindi rispetto anche a quello che era il percorso che i Mittal avevano indicato, che andavano verso lo spegnimento dell'acciaieria, adesso ci si è fermati un attimo perché si è riaperto un dialogo. Rispetto alla volontà di andare via da parte dei Mittal, sembrerebbe che adesso si voglia provare a trovare delle condizioni per cui si possa continuare i Mittal a gestire l'azienda per il risanamento ambientale, e però ovviamente senza commettere gli errori che sono stati commessi fino adesso. Ed ecco per questo che evidentemente il governo sta ipotizzando una partecipazione di un ente pubblico, che possa essere Invitalia piuttosto che Cassa Depositi e Prestiti, anche se lì ci sono dei problemi proprio di istituto, che Cassa Depositi e Prestiti non potrebbe partecipare perché è un'azienda in perdita. Per cui adesso proviamo a capire se effettivamente questa interlocuzione può portare a un recupero di questa vicenda, certo, che riguarda, ripeto, non solo la città di Taranto, non solo il più grande gruppo siderurgico in Italia, ma un asset importante per quanto riguarda tutta l'industria manifatturiera italiana, per cui dobbiamo seguire con attenzione questa cosa. Anche lì c'è la questione dell'occupazione, che Mittal aveva dichiarato che ci sono 5.000 esuberi, frutto della crisi di mercato che c'è attualmente. E noi non vorremmo ritrovarci nella condizione che precedente all'accordo sindacale che facemmo, per cui si dichiarano degli esuberi senza aver fatto il confronto con le organizzazioni sindacali. Infatti proprio da quel confronto io ricordo che il contratto fatto con i Mittal, il primo contratto fatto con i Mittal con il ministro Calenda prevedeva 8.500 lavoratori complessivi. Noi dopo un primo incontro riuscimmo a far elevare a 10.000 e a concludere la trattativa con 10.700, quindi c'è bisogno di fare il confronto sindacale. È bene insomma che si passi, è necessario passi per questo. Allora abbiamo la telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Con chi parliamo? Segretario, io... Prego? Con chi parliamo? Sono Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono un pensionato, un ex operaio, che ho lavorato anche in ferriera. Voi, giustamente, parlate sempre di lavoro, però siete un po' resti a parlare di ambiente. E quando parlate di ambiente, dite... Cercate, tendete a dire che è tutto a posto.
Lei si rende conto di cosa c'è a Taranto? A Taranto ci sono 10.000 persone che protestano per il lavoro, giustamente, perché io l'ho provato, però l'altra metà del paese non lo dite mai che vorrebbe chiudere Taranto, perché a Taranto ci sono delle patologie che non si riscontrano in nessuna parte, nessuna altra parte d'Italia. Uh-huh. A Servola sono 10 anni che io sento dire che Servola è un cancro per la città, e io me ne rendo conto. E solo questo volevo dire, che qualcuno ce la mena qui, in senso, ognuno che viene qua racconta la sua, però la verità bisogna dirla che la Ferriera non è un ambiente, non è un stabilimento fatto per la città ristretta come Trieste, ma bisogna avere il coraggio anche di dirlo. Poi volevo però dire una cosa, sì, su Trieste, che si parla quando si chiude. Tanti politici forse anche di basso livello che sono venuti qui a Tele4 dicono sempre la stessa cosa: nessuno rimarrà in strada, tutti, anzi aumenterà il volume di lavoro per la bonifica della barriera. Poi ho sentito parlare di che la barriera verrà tombata, la parte più inquinata verrà tombata, perché se andiamo a fare un lavoro di bonifica ci vorranno 10-20 anni. Allora bisogna essere anche sinceri su queste cose qua. Chiude la ferriera, gli operai rimarranno a casa, in cassa integrazione un lunghissimo tempo, e la questione di Taranto non si può limitare a dire soltanto per il lavoro. Ci sono persone che muoiono continuamente per via di quell'impianto. Grazie, buona giornata. Grazie comunque, a lei. Comunque, Luigi, solo questo volevo dire: un ingegnere in India che adesso apriranno prende 5.500 euro all'anno. Grazie con questa azienda. Grazie a lei, Luigi. Riassumo anche una mail che ci è arrivata da Nevio, che dice più o meno le stesse cose. Dice: chiedo al sindacalista come mai il sindacato parla solo del lavoro e poco della salute, vedi ex Ilva e Ferriera di Servola. Inoltre, lo scudo penale che si vuole dare all'Ilva è uno smacco per la salute. Insomma, affronta più o meno gli stessi argomenti di Luigi, che però approfondiva anche sul fatto delle bonifiche, no? Anche questo passaggio va chiarito sicuramente. Sì, allora parto dall'Ilva. Ha ragione il telespettatore che prima evidenziava la questione della salute e dell'ambiente. Per anni, anche con la gestione statale, l'Ilva effettivamente ha creato un danno ambientale. E questa però è storia vecchia. Quello che saranno le conseguenze che sono state e che saranno purtroppo nel tempo ancora gli strascichi di questo danno enorme, di questo crimine, ecco, che è stato perpetuato a Taranto, purtroppo è qualcosa a cui dobbiamo solo guardare con attenzione e curare le persone che sono state danneggiate. Al telespettatore direi che quando abbiamo fatto l'accordo sindacale, il piano ambientale non solo è parte integrante di quell'accordo sindacale, ma abbiamo chiesto delle migliorie, perché quello che è stato fatto, noi purtroppo non possiamo più farci nulla per quanto riguarda Taranto, però dobbiamo guardare al futuro. Quindi se l'azienda deve continuare a produrre a Taranto, l'azienda deve essere compatibile con l'ambiente. Quindi c'è un piano che non abbiamo approvato noi, ma che abbiamo migliorato, fatto dal Ministero dell'Ambiente, per cui sono stabilite delle regole e degli interventi, e quello bisogna fare a Taranto per effettivamente ridare quello che è giusto all'ambiente di Taranto. Per quanto riguarda la ferriera, io non sono io a detenere la verità. Noi ci atteniamo a quello che sono gli enti preposti, che hanno stabilito delle normative, dei limiti, per cui loro hanno dichiarato che rientrano in questi limiti. Non sono io a dire se la ferriera inquina oppure no, né tantomeno il telespettatore, perché dobbiamo basarci su quelle che sono le leggi. Ecco. E le leggi adesso dicono che la ferriera rientra nei limiti. Poi mi rendo conto che quello che sembra è cosa diversa rispetto alla realtà. Ecco, è chiaro. Allora, un'altra telefonata subito, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi volevo chiedere un'informazione. Prego. Ho sentito che bisogna fare il censimento. Mm-hmm, sì. È vero o non è vero? Dove bisogna andare?
Verranno, penso che la contatteranno se lei è tra le persone appunto selezionate. Se vuole, magari riproporremo anche un nostro servizio che avevamo fatto tempo fa proprio sul meccanismo del censimento. Comunque, non è una cosa di cui lei si deve preoccupare, la contatteranno dal comune, da chi si sta occupando del Ok, censimento eventualmente, insomma, se è selezionata tra le persone, la perché. ringrazio. Niente, Tante si grazie, immagini. buongiorno. Grazie signora, buona giornata. Beh, insomma, è bello che un cittadino si Certo. preoccupi, no, in prima persona di così, rispettare le leggi. È molto, molto bello. No, quindi è utile il lavoro che fate voi, ecco, con questa TV perché sopperite evidentemente a qualche lacuna di comunicazione del comune, perché Ecco. evidentemente bisogna dare un'informazione tempestiva su come muoversi. Mi fermo qui, chiedo Benissimo, scusa. grazie. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo sempre in compagnia di Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILMA, coordinatore nazionale per quanto riguarda la siderurgia. Stiamo parlando del mondo del lavoro, in particolare poi del nostro stabilimento siderurgico, anche la relazione con quello di Taranto. Abbiamo parlato anche della fame di lavoro, insomma, che si è evidenziata così, in modo così palese, insomma, ieri a Monfalcone al Recruiting Day. Diceva prima Gambardella che vigilerete voi sindacati naturalmente su questi percorsi affinché appunto questi posti di lavoro che vengono offerti da queste ditte, che non sono direttamente Fincantieri, sono quelle dell'indotto, e lì c'è tutto un grosso problema, no, dell'appalto, il subappalto, che siano effettivamente, insomma, dei contratti seri, quelli previsti, insomma, a livello nazionale, e non si tratti magari di posti inaccettabili da un certo punto di vista. Così, insomma, è un Sì. grosso problema questo del subappalto, no, in tante grandi aziende. Sì, la questione del subappalto in attività simili a quelle di Fincantieri, è un problema enorme che purtroppo si trascina da tempo. Noi possiamo anche provare come organizzazioni sindacali a fare degli accordi i migliori possibili con le aziende. Purtroppo c'è una difficoltà che è quella poi di controllare chi riceve il lavoro in subappalto e le condizioni dei lavoratori. Per cui sappiamo che rispetto a questa cosa, ma questo riguarda anche altri settori, quelle delle installazioni di impianti, anche io seguo anche quel settore, per cui c'è Telecom TIM che riceve l'appalto da parte del governo o quello di creare delle reti e poi tutto il lavoro viene dato in subappalto, È però è chiaro. fatto da tante piccole e piccolissime imprese disperse sul territorio che è difficile È controllare. difficile tenere sotto controllo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi in linea con noi? Sono in linea? Buongiorno, Sì, buongiorno. sono Marcello. Marcello, buongiorno. Saluto lei e il suo ospite. Buongiorno. Volevo dire una cosa sul cantiere di Monfalcone. Una volta, quando si entrava nel cantiere di Monfalcone qui a Trieste, a San Marco o alla Grandi Motori, le ditte che entravano o le cooperative che entravano dentro, gli operai dovevano avere tutte le forme degli stessi operai del cantiere, non di meno, come che adesso a Monfalcone ci sono tanti miei amici È che proprio questo il lavoravano problema lì di cui sotto parlavamo. le ditte e prendevano 3-4 euro, 5 euro all'ora, se no dicevano se non ti va bene puoi andare fuori. A casa malati non potevano essere perché non dovevano andare a casa malati, perché i miei fortuni Certo. non dovevano andare perché se ne andavano non dovevano dire che si è fatto sul lavoro, ma che si è fatto a casa. E tutte queste cose belle,
mi sembra che non sia onesto e neanche giusto che sia così. Io posso non andare a lavorare perché i magrabini lei, o come vuol dire, devono vanno a lavorare per 3-4 euro all'ora e devono, non si possono né ammalare né fare un infortunio. Questo non è giusto, questo bisogna controllare soprattutto per i nostri italiani che sono lì in cantiere. E il sindacato questo è cieco o fa finta di non sentire, di vedere. Allora che sistema vuole che vada avanti? Mi raccomando di mettere le cose in regola e non come sono fino adesso. Buongiorno, arrivederci. Grazie Marcello, buona giornata. Insomma, gli sta molto a cuore questo problema, evidentemente è proprio quello di cui stavamo parlando, no? La difficoltà poi a controllare questi subappalti, la legalità, la regolarità dei contratti. Io, come dire, sicuramente apprezzo l'intervento del cittadino, ecco, del telespettatore, che ovviamente sente un disagio, una difficoltà, però a volte vengono attribuiti al sindacato dei ruoli che non spettano al sindacato. Sì. Il sindacato ha, come dire, ovviamente degli impegni, dei doveri, però ci sono degli enti preposti per fare questi controlli. E anche la questione che dicevo prima, possiamo fare tutti gli accordi possibili, ci sono tutte le leggi che tutelino questi lavoratori, però purtroppo se qualcuno è in malafede prova sempre a girare la legge. È proprio il caso che citava lui della retribuzione, per cui si pagano, evidentemente sono stati accertati in passato dei casi per cui erano sottopagati, però sulla carta loro ricevono delle buste paga secondo il contratto nazionale. Certo, il problema è che purtroppo chi era in malafede e chi gestiva quelle ditte si faceva poi ritornare i soldi al nero. Quindi e qui subentra un problema che addirittura neanche i controlli, o c'è una denuncia da parte dei lavoratori che subiscono queste cose, oppure io non so, poi la Guardia di Finanza piuttosto che gli organi di vigilanza possono porre rimedio a queste cose, perché ripeto, ci dovrebbero essere innanzitutto delle pene severe, per cui chi commette questi reati non deve lavorare più. Ecco, infatti, l'imprenditore, ecco, mi riferisco all'imprenditore, quindi delle pene severe ci vorrebbero. È chiaro, è un fenomeno, insomma, purtroppo anche diffuso, che andrebbe combattuto da questo punto di vista. Intanto ci sono degli aggiornamenti sul terremoto in Albania. Abbiamo visto su Repubblica, sul sito di Repubblica, che ci sarebbero almeno 4 morti. Terremoto in Albania, forte scossa, appunto, lo ricordo ai nostri telespettatori, forte scossa di magnitudo 6.5 vicino a Durazzo, almeno 4 morti. Case e palazzi crollati, dispersi, 150 feriti. Persone sotto le macerie, sisma avvertito anche da noi, anche in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, e anche a Trieste, appunto, come abbiamo visto prima sui social c'è stato un tantam, c'è qualcuno che l'ha avvertita questa scossa di terremoto alle 3.54 in Italia, che ha colpito la costa settentrionale dell'Albania vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Sciac e Durazzo. Almeno 4 persone hanno perso la vita. Questo è il primo bilancio, purtroppo, delle vittime. Nella capitale tirana la gente è scesa in strada in preda al panico. A Durazzo e Tunama crollati case e palazzi, dispersi, 150 feriti, persone sotto le macerie. Questi purtroppo gli aggiornamenti di quello che sta succedendo in Albania. Vi terremo aggiornati poi nel corso della puntata. Torniamo a parlare ancora di lavoro e di stabilimento siderurgico di Ferriere di Servola, con una mail che ci arriva da Bianca, che abita a Servola e dice: buongiorno, io mi chiedo e vorrei forse anche una risposta se i nostri politici hanno fatto un due conti su cosa costa la sanità a Trieste e a Taranto. A Messina
sembra che forse, oltre a risanare l'ambiente, si risanerebbero le casse della sanità. Certe realtà lavorative non dovrebbero stare nelle vicinanze delle abitazioni, dice Bianca, che abita proprio a ridosso, insomma, dello stabilimento siderurgico. Quella della salute è una questione centrale, insomma, di tanta parte poi della popolazione e di tanta parte dell'opposizione a questo tipo di stabilimenti proprio in centro città, no? No, io comprendo effettivamente il disagio e soprattutto il danno, ecco, che ricevono i cittadini che abitano, ma non solo a Trieste, così come a Taranto, certo. Ai confini di un centro siderurgico. Ripeto, purtroppo nel tempo si è trascurato questo aspetto, ecco. Forse con estremo ritardo si è capito della necessità che tutte le realtà industriali dovessero tenere come massima considerazione il rispetto dell'ambiente. Ci sono però anche altre città e altri contesti in cui si è riuscito a trovare un equilibrio, perché la tecnologia a disposizione c'è per limitare l'impatto, se non azzerarlo completamente. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo, perché la tecnologia oggi ci consente di limitare la questione dell'impatto ambientale, solo che servivano anni fa degli investimenti che non sono stati fatti. Se quello che si vorrebbe fare a Taranto lo si fosse fatto 5, 10, 15 anni fa, 20 anni fa, adesso non avremmo questa situazione, perché purtroppo chi ha gestito gli impianti non ha voluto tenere presente queste cose e adesso purtroppo i cittadini ne pagano le conseguenze. Però adesso dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. Ecco. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Io sono Luisa. Luisa, buongiorno. L'ultima telefonata della signora la capisco proprio, perché non si può più. Mi devo chiamare, non posso star zitta, ecco. Dica. Aprendo la finestra la mattina vedo sto bel sol, è tutta una fumera della ferriera e dell'inceneritore. Cosa viene fuori di quell'inceneritore, signore? Mi provi a dire? Tutto quel fumo che viene fuori. Ecco, quello non è il profumo Chanel. Quello è malattia, le dico io, perché vengono le immondizie da tutte le parti a Trieste, bruciate, e noi respiriamo questa aria, questo non è giusto. Io ho una certa età, fra qualche anno non ci sono, ma ci sono i nostri bambini, i nostri nipoti che respirano questa aria schifosa. Come si può fare l'inceneritore qua? Mm-hmm. Qua vicino in città potevano fare un'altra parte sui monti. Una signora ha detto no, perché inquina il bosco, meglio il bosco che le persone, penso. Ecco, questo voglio dire, è un'ingiustizia. Da tutte le parti portano immondizie, qua bruciano qua, e noi dobbiamo respirare quest'aria. È una cosa schifosa. Io a casa c'ho polvere, ogni giorno pulisco e ogni giorno c'è una polvere. A me me ne frega perché c'ho una certa età, però penso per i ragazzi, per la gioventù. Cosa succederà? Non chiudono mai più, vi dico io, quella ferriera, mai più. Anzi, assumevano gli ultimi anni, li assumevano e sapevano che sarà una malattia, che tutti quelli che sono dentro, speriamo e Dio la Madonna che non si ammalano, perché non voglio questo, però non è giusto, questo non è giusto, perché ci ammaliamo tutti quanti. Altro che l'Ilva, qui è peggio dell'Ilva. Grazie mille. Grazie signora Luisa. La signora Luisa è arrabbiata in particolare col termovalorizzatore o inceneritore, insomma, per bruciare, per termovalorizzare i rifiuti, e quindi se la prendeva anche con questo tipo di inquinamento. Anche quello, insomma, è abbastanza in centro città come la ferriera, e poi faceva il parallelo con lo stabilimento proprio della ferriera, dicendo secondo me non chiuderà mai, eccetera. Allora, non conosco la questione del termovalorizzatore, sì. Però ecco, sono un cittadino anche io, certo. E mi sto imponendo ormai da anni la questione che il problema lo si risolve se riusciamo a migliorare sempre di più la raccolta differenziata. Quindi
meno rifiuti facciamo di quelli che inquinano, meglio è. Più si recupera il materiale e meglio è. Poi non conosco le condizioni dell'impianto, so solo che a Copenaghen, se non ricordo male, il termovalorizzatore che rispetta l'ambiente, sì, che rispetta l'ambiente, è stato fatto al centro della città e addirittura, non vorrei sbagliare e dire una castroneria, che vorrebbero fare addirittura una pista da sci sopra al tetto, addirittura. Cioè, quindi mi chiedo, in Italia facciamo le cose ma le facciamo bene? Questo è quello che a volte mi chiedo, perché se gli altri riescono a fare delle cose, perché non possiamo farle noi? Per quanto riguarda la ferriera, allora, sì, la ferriera, il fenomeno, che i due fenomeni che citava la signora, anche lì ovviamente anche le organizzazioni sindacali lo hanno posto a Taranto come a Trieste, perché è un problema, perché noi non solo difendiamo i posti di lavoro di chi sta in ferriera, ma anche la loro salute. Noi proviamo anche a fare degli accordi di questo tipo. Allora, lì era previsto, così come lo stanno realizzando a Taranto, la copertura dei parchi minerali. Sì. Quindi l'effetto della polvere con questo sistema doveva essere risolto. Poi non lo si è fatto, lo si è bloccato proprio perché adesso è stata messa in discussione la questione dell'aria a caldo, quindi non serve più. Ma una soluzione doveva essere questa, così come la stanno trovando a Taranto. A Taranto, poi i fumi, le emissioni che faceva riferimento alla signora, ripeto, ci sono gli enti preposti, devo valutare. Molto spesso noi vediamo dei fumi che molto spesso sono vapore, emissioni di vapore, non so poi quando effettivamente ci sono delle emissioni nocive e quando invece sono quelle compatibili con l'ambiente, però bisogna analizzare infatti i casi. Allora, un'altra telefonata subito, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo rivolgermi ai gentili ospite, sì, per segnalargli due piccole, a mio avviso, inesattezze, no? Dica. Ma diciamo in buona fede. Sì. Allora, si sta parlando di ferriera di Trieste e ferriera di Taranto. Uh-huh. Allora, un anno fa, grosso modo, avevo telefonato dicendo che la ferriera di Trieste andava chiusa per un semplice motivo, perché con i dumping di Trump aveva creato un surplus di offerta in ferro dalla parte dei cinesi. Questa offerta di ferro cinese sta letteralmente ammazzando il mercato del ferro. E avevo sostenuto l'idea che poi il pianterino si sta, diciamo, avverando, che il Arvedi qua a Trieste, per tanto non lo so, ma credo siamo sulla stessa linea, avrebbe, diciamo, chiesto dei soldi pubblici per chiudere la ferriera quando nel cuore suo lui già aveva deciso, ha già deciso di chiuderla. Allora, per quanto riguarda la ferriera di Trieste, se non quella di Taranto, a questo punto posso dire senza nessuna vergogna, anche quella di Taranto, se non succede qualcosa, il vero motivo per cui le chiudono, il vero motivo non è per scudi penali, cose di questo genere, però è un semplice motivo, perché non rendono più, sono morte. Invece per quanto riguarda l'inceneritore qui di Trieste, che faccio il seguito della signora di prima, l'inceneritore qui di Trieste non è che non sia un inceneritore mal fatto, no, il punto è che non si curano la produzione di nanoparticelle, questo è il problema. E in più il signore ha detto un'altra cosa, che bisogna fare più differenziata, ma come si può fare più differenziata se bruciano l'immondizia delle altre parti? Grazie, buongiorno. Grazie a lei e buona giornata. Dice, appunto, arrivano rifiuti anche da altre regioni, questo intendeva probabilmente il nostro telespettatore. Comunque, tornando alla questione della chiusura, no, dello stabilimento siderurgico sia di Trieste che di Taranto da altre parti, dice lui, la vera ragione è perché non rendono più, questo è perché c'è questa congiuntura internazionale. Allora, telespettatore ha ragione nel fare quella dichiarazione. Vorrei ricordare che però
ci sono delle crisi di mercato cicliche, ci sono sempre state, certo. Ma questo vale per l'acciaio così come per tanti altri prodotti. Noi abbiamo subito nel 2008-2009 un calo della nostra produzione mai registrata nella storia della siderurgia. Però col tempo, negli anni, c'è stato un recupero, non dico complessivo dei volumi del passato, però sicuramente abbiamo recuperato quote di mercato. Siamo, dopo la Germania, il secondo produttore in Europa di acciaio. Quindi se riusciamo a mantenere questo posizionamento, evidentemente c'è la necessità di acciaio, anche perché abbiamo, come dicevamo, un'industria manifatturiera che trasforma, ha bisogno di questo acciaio. Se non lo produciamo noi, lo producono altri. Ecco. Quindi che ci sia un problema anche a livello mondo, per cui la Cina, certo, in barba a qualsiasi legge ambientale, produce, sottopaga i lavoratori, riceve aumento di stati, c'è una concorrenza sleale, per cui i nostri politici, i nostri governi si dovrebbero porre questo problema, come poter gareggiare in modo equo con invece concorrenti produttori sleali, ma questo vale per l'acciaio così come tanti prodotti, il problema Cina c'è. C'è. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Dire semplicemente due cose. Allora, volevo dire al signore, se sa che noi produciamo solo ghisa a Trieste. Certo, non produciamo acciaio, certo, non certo. Più perlomeno. Lavoriamo l'acciaio che ci arriva da Cremona. Ecco, allora lei forse non sa che la produzione con gli stessi impianti di adesso, logicamente, impianti che sono ormai in mezzo ad una città, è passata da 100.000 tonnellate annue di produzione nel 1960, questa era la produzione, alle 500.000 tonnellate attuali di adesso. Lei pensa che effettivamente, come ha detto prima, quello che esce da quei camini è solo vapore? Io le posso garantire di no. Ho le prove di quello che dico, logicamente, perché ci siamo fatti le analisi, sappiamo perfettamente che cosa esce da quello stabilimento. Adesso non inquina più tanto, anche perché la produzione è ridotta. Allora diciamo le cose come stanno, e logicamente al proprietario attuale dello stabilimento poco interessava della ferriera, gli è stata quasi quasi imposta per poter avere i permessi per costruire il suo laminatoio, e anche sul laminatoio ho dei dubbi, visto che si è andato a prendere dei macchinari vecchi di 60 anni fa, per cui non so neanche lì quali sono le vere intenzioni. Non è che i capannoni, una volta magari dismesso anche il laminatoio, diventeranno depositi per il porto? Ecco, c'è tutta una serie di fattori che bisogna valutare bene. L'impianto è posto in mezzo ad una città ormai, non è più compatibile. Lei ha mai dato un'occhiata al serbatoio che c'è, quello di gas che raccoglie gas di coccheria e di altoforno quando si esce dalla galleria della superstrada per andare in direzione Muggia? Se lo vada a guardare e veda, e si chieda anche perché è sempre a metà, perché ci sono delle flange che non sono in sicurezza. Allora bisogna valutare tutto, il rischio salute prima di tutto, poi ci sono migliaia di persone che subiscono, è rischio sicurezza interna, yeah, prima di tutto, ed esterna. Pensi se succede un incidente, che cosa succede a Trieste? Mezzo riore, per non dire tutto, va per aria. Per Capito, cui bisogna signora. Valutare bene, bisogna valutare bene, molto bene. Poteva essere chiuso prima, hanno voluto continuare a tenere in vita un cadavere con i macchinari, e credo che questo non sia corretto e giusto nei confronti della cittadinanza che subisce. Grazie signora, buona giornata a lei. Allora, una telefonata anche qua molto anche informata, insomma, è chiaro che anche alla signora sta a cuore il problema. Che cosa si sente di rispondere? No, allora, io vorrei ricordare che lo stabilimento della Ferriera di Servola è uno stabilimento della ex Lucchini, una società che fallì, andò in amministrazione straordinaria, ma non solo Trieste come Piombino, che è un'altra realtà che seguo io, e lo stabilimento di Brescia,
ci trovavamo di fronte a una situazione per cui i 400 lavoratori, i 450 lavoratori dell'epoca non avevano un destino, non avevano un futuro. E quindi per fortuna ci fu questo imprenditore che rilevò lo stabilimento. Le istituzioni locali, con l'accordo di programma, gli dissero cosa doveva fare in termini ambientali, di bonifica, di recupero industriale, gli investimenti per ridurre l'impatto ambientale che doveva fare. Alla fine sono numeri, io non devo difendere né, come dire, la politica né gli imprenditori, io provo a difendere i lavoratori, per cui ci risulta, e lo ha dichiarato in sede ministeriale, quindi avrebbe dovuto smentire il ministero, che lui ha fatto oltre 200 milioni di investimento a vario titolo, bonifica, impianti e innovazioni tecnologiche. Chiaro, la... Quindi questi sono i dati, io non, come dire, non ho la verità, però i numeri sono numeri e grazie a questi imprenditori adesso si è incrementato addirittura il numero dei lavoratori. Adesso dobbiamo iniziare in un'altra fase, un'altra discussione, ce l'hanno posta come condizione, noi come sindacato non ci sottraiamo a un confronto per verificare se ci sono delle strade alternative, come diceva la signora, assolutamente, noi non è che abbiamo detto no, difendiamo, e so bene che si produce la ghisa lì, impropriamente ho usato, come me ne scuso, il termine acciaio, proprio certo. Perché la ghisa magari, ecco, tecnicamente magari il cittadino non sa la differenza e la comune, e lo so bene che la ghisa poi viene portata a Cremona e viene riconvertita in acciaio e poi subisce le lavorazioni di finitura qui. Certo. Però, ripeto, la questione è che adesso si è posta una nuova fase, proviamo a capire come dare un futuro, perché la salute al primo posto, io credo che sempre bisogna seguire le due direttive, salute per i cittadini e per i lavoratori e lavoro, perché senza lavoro poi questa gente non sappiamo cosa fare e le loro famiglie. Ecco, noi quando parliamo di lavoratori dobbiamo parlare di famiglie, se no hanno figli, hanno mogli, hanno mariti e quindi a loro dobbiamo pensare. Allora, noi dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo per l'ultima mezz'ora in compagnia di Guglielmo Gambardella. Poi vi ricordo che avremo ospite in studio Angelo D'Adamo della Federconsumatori, quindi per i vostri quesiti proprio riguardanti le questioni dei consumatori potrete chiamare dalle 9 alle 9 e mezza. Intanto un po' di pubblicità, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia di Guglielmo Gambardella, coordinatore nazionale per quanto riguarda la siderurgia e segretario nazionale della UILM. Stiamo parlando e dialogando con voi telespettatori, abbiamo parlato molto di Ferriera, abbiamo parlato anche dell'ILVA e di ambiente, di rispetto dell'ambiente. Farei un accenno anche alla questione Sertubi, qui appunto c'è anche questo stabilimento, c'è stato il purtroppo la chiusura e quindi anche gli ultimi posti di lavoro rimasti sono stati persi, insomma questa è una crisi che si è conclusa male ed era stata ampiamente annunciata, insomma, nell'ultimo periodo, questa di Sertubi. Sì, io ho seguito a distanza, ecco, poi sì. Ovviamente abbiamo i nostri responsabili territoriali che si occupano in prima persona di vicende locali, però ovviamente così come sono attento alle diverse vertenze di carattere nazionale, la questione Sertubi è stata seguita a distanza, purtroppo per la questione delle normative europee per quanto riguarda la trasformazione dei semiprodotti c'è stato un, come dire, un impedimento che non si è riuscito a superare, ecco, per cui appunto del marchio Made in sì, Italy, esatto, eccetera, esatto, così come noi proviamo a proteggere ecco, i nostri prodotti, in questo caso è difficile conciliare le due cose, la salvaguardia del Made in Italy per altri prodotti e realtà di questo tipo che solo in parte, ecco, rappresentano il Made in Italy. Io
spero una cosa, ecco, che la questione Sertubi possa essere anche un banco di prova, per cui siccome all'interno c'erano tante competenze, tante conoscenze, tante esperienze, non vadano disperse, ecco, so di iniziative di carattere formativo, per cui un domani i lavoratori potrebbero trovare un'altra collocazione, però più in generale, ecco, io credo che Trieste, per quanto riguarda la questione industriale, il proprio tessuto industriale, debba fermarsi un attimo. Ecco, la politica, le istituzioni devono fermarsi e dire: ma quello che è il nostro patrimonio industriale, come proviamo a salvaguardarlo? Perché ci sono grandi realtà, ecco, non c'è solo la Ferriera, certo. C'è Varsila, c'è Fincantieri. Varsila, esatto, avete un patrimonio a Trieste importante, però averlo significa anche curarlo e, come dicevamo prima, c'è bisogno di investimenti. Allora, come facciamo a prevedere, perché dobbiamo già immaginare quelli che potrebbero essere i problemi di un domani, cosa si può mettere a supporto e a salvaguardia di queste realtà e, come dicevo prima, evitare un declino industriale che sicuramente non fa bene alla città? Questa è la questione che dovrebbe essere posta in modo più generale, ecco, dalle istituzioni locali. Chiaro. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea con noi? Buongiorno, signora Bucarella. Buongiorno, buongiorno suo ospite. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo dire una cosa, a parte la Sertubi, no? Sì. C'è gira voce che appunto è una scelta, diciamo, europea questa, perché per agevolare la Francia. La Sertubi fa questi tubi particolari e poi la stessa produzione ci sono in Francia. Naturalmente eliminando la Sertubi, quando verrà obbligatorio il cambiamento dei tubi, non so, adesso io non mi ricordo, ci sarà un cambiamento che si dovrà adeguare, no? Adeguare e usare questi tubi. Chiaramente spazzata via la Sertubi triestina o italiana, insomma, sarà agevolata, solo la Francia produrrà queste cose. Dicono che c'è una scelta praticamente con Sarkozy sotto, Macron sotto. È vero questo. La ringrazio e buon proseguimento. Grazie, grazie signora. Insomma, la signora è venuto il dubbio, c'è questa voce che circola, no? Che sia il centri la Francia in tutta questa vicenda, in particolare della Sertubi, ma un po' per quanto riguarda il mercato, no? Di questo tipo di lavorazione. Allora, io per quanto riguarda la Sertubi sono intervenuto proprio personalmente presso il Ministero dello Sviluppo Economico per verificare se effettivamente nell'ambito delle normative esistenti c'era, come dire, una possibilità di poter ancora salvaguardare questa produzione. Io prendo atto di quelle che sono stati poi i riscontri del Ministero dello Sviluppo Economico, per cui loro hanno provato a capire se c'era la possibilità di poter continuare a produrre, ma l'esito, il ritorno è stato che non si potevano aggirare le normative esistenti. Se la Francia c'è riuscita, io non so adesso se tra un po' scopriremo che anche lì magari l'Unione Europea sotto indagine ha verificato che neanche lì ci sono le condizioni, quindi quello che potevamo fare, o perlomeno il Ministero dello Sviluppo Economico poteva fare, ci ha detto che l'ha fatto e questo purtroppo è stato il ritorno, quindi noi prendiamo solo atto di quello che è stato il riscontro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che è intervenuto sulle istituzioni europee, e questo è stato purtroppo l'esito, ripeto. L'esito, infatti ricordiamo, fra l'altro, l'unico impianto di produzione di tubi in ghisa in Italia era rimasto, e sappiamo che c'è molto bisogno in Italia anche di cambiare le sottostrutture, cioè anche un paradosso. È un paradosso, così come poi faccio un altro passaggio. Abbiamo una rete idrica che è colabrodo, abbiamo veramente
attualmente mi ricordo una percentuale intorno al 40% di dispersione dell'acqua che viene incanalata, ecco, dalla fonte nel nostro territorio. Quindi un grande piano di ammodernamento di questa infrastruttura, ma lo stesso ce l'abbiamo per quanto riguarda la rete ferroviaria. Io viaggio sull'alta velocità, una volta era alta velocità, adesso è diventato un regionale, per non dire un treno locale, perché abbiamo bisogno di ingrandire la rete ferroviaria, e infatti noi proviamo a salvaguardare il sito di Piombino, che produce, l'unico che produce le rotaie in Italia e soprattutto in Europa, di una lunghezza di oltre 100 metri, un altro forse c'è anche, manca a farla apposta, in Francia, per cui si parla di infrastrutture, per non dire altre cose del territorio che stiamo assistendo per i tragici eventi. Proviamo a fare, il governo si impegna a fare veramente un piano di infrastrutture, di ammodernamento, dall'acqua alle ferrovie. È l'opportunità grande che ha questo paese di risollevarsi. Per poi passare per le autostrade, insomma, giustamente ha citato lei le ultime notizie dovute, come abbiamo detto più volte nel corso anche di questa puntata, sia al maltempo ma anche all'incuria, insomma, alla mancata manutenzione, no? Certo. Quindi anche un piano in questo senso. Sicuramente sarebbe auspicabile. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? C'è qualcuno in linea? Sento qualcuno in sottofondo. Pronto? Pronto, buongiorno. È caduta la linea. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare questo telespettatore o telespettatrice. Siamo quasi, ci avviamo, insomma, alla conclusione di questa prima parte della nostra trasmissione. Vogliamo tirare un pochino le somme per quanto riguarda in particolare l'occupazione industriale in questo settore, poi metalmeccanico qui a Trieste. Lei prima ha citato anche Varzila. Anche in Varzila si sono verificati alcuni problemi, poi insomma in quel caso l'accordo è stato... c'è qualcuno in linea? Abbiamo sentito un rumore qui in studio, forse è arrivata una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì. Appa. Eccoci, buongiorno. Ecco, a lei e anche al signor Gambardella. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io ho lavorato 25 anni alla Stock, che era una delle pietre miliari dell'industria triestina, quindi mi allontano un po' dal discorso della metallurgia. Sì. E quando ho sentito la parola marchio, ecco, mi sono chiesta, queste ditte straniere che poi acquistano le nostre aziende, cioè e prendono e acquistano il marchio e poi se ne vanno. Capito, sì, è un po' quello. Purtroppo succede... Per tante tipologie di lavoro. Bellissimo. E, mi chiedo, a volte proprio con rammarico, mi chiedo, ma perché? Erano ditte che andavano bene. Quando sono stata assunta io alla Stock nel 74, eravamo 1500 tra Roiano e zona industriale. La zona industriale era piena. Adesso non ci passo più perché mi sembra di andare in un cimitero. Capito, fra l'altro approfitto per ricordare, signora, che fra poco alle 9:30 trasmetteremo Sveglia in Città proprio da Roiano, quindi dall'ex Stock, dalla zona dell'ex Stock. È vero quello che dice, signora, la signora appunto dice che ha lavorato tanti anni. Tanti non sono più, dunque io mi sono licenziata
e sono 26 anni che non passo più per Roiano. Mamma mia, perché tanto tempo. Mi è rimasto un tale disgusto e trauma, perché poi lasciamo perdere chi si è intascato i soldi anche dei nostri clientini, non parlo di politici, chiaro, chiaro. Parlo di dirigenti, di direttori. Grazie, grazie signora per la telefonata, dobbiamo dare spazio anche agli altri, comunque insomma una telefonata significativa di una situazione che è andata peggiorando nel corso degli anni, appunto non soltanto nel settore metalmeccanico, siderurgico, ma anche in quello della produzione di marchi importanti, poi italiani, no? Come diceva la signora. Sì, la signora ci pone, come dire, un'altra questione interessantissima che è anche all'ordine del giorno. Rispetto agli altri paesi per cui si prova a difendere, come dicevo, il tessuto industriale in tutti i modi, uno in particolare possiamo invidiarlo alla Francia, ecco, visto che è stata richiamata anche prima, il controllo in settori strategici o in aziende strategiche, per cui siccome sappiamo che lo Stato non può più detenere per le norme europee aziende completamente, però c'è la possibilità di avere un controllo, una quota. Per cui se noi avessimo avuto la capacità di mantenere nelle aziende importanti una quota, ecco, di azionariato e per poter controllare le aziende strategiche dello Stato, noi forse avremmo mantenuto un tessuto industriale più importante, ecco, rispetto a quello che ci ritroviamo oggi. Faccio il caso recente per quanto riguarda la fusione Fiat, ecco, che adesso con PSA hanno trovato l'accordo di fusione. Lì, senza il benestare dello Stato, perché già precedentemente era stato fatto un tentativo con Renault, su cui lo Stato aveva, diciamo, si era opposto perché evidentemente non c'erano delle condizioni a favore della Francia, ecco, di quello Stato, in questo caso anche noi, se avessimo avuto la possibilità di mantenere dei controlli ecco, all'interno di aziende strategiche, forse avremmo un tessuto industriale migliore rispetto a quello che abbiamo oggi. E quindi dobbiamo capire anche in futuro, per questo forse se ne parla anche per quanto riguarda l'Ilva, ecco, se effettivamente ci sarà un accordo di recupero con i Mittal, prevedere che ci sia una parte di controllo da parte dello Stato italiano in quell'acciaieria. E questo dovrebbe essere un principio che dovrebbe guidarci anche in altre vertenze. È chiaro. Allora, nel frattempo volevo tornare per un attimo alla telefonata che abbiamo avuto poco tempo fa da una parte di una signora che era interessata al censimento. Vediamo qui l'articolo sul sito del Piccolo, ma appunto è un po' quello che dicevamo anche prima, e forse faceva riferimento appunto, non so se la signora ha ricevuto o meno la lettera del comune, perché le 3.000 famiglie triestine che l'hanno ricevuta, appunto per questo dicevo, deve essere contattata, no, in qualche modo dal comune, devono compilare questo questionario relativo proprio al censimento, e se non hanno provveduto lo devono, insomma, devono affrettarsi, devono farlo, perché si rischia una sanzione e c'è tempo fino al 13 dicembre. Si può anche rivolgersi proprio al comune per avere delle informazioni per chi non avesse magari dimestichezza con il web, quindi diamo anche questa informazione alla signora o quanti avessero effettivamente ricevuto questa lettera per
il censimento e non avessero ancora provveduto a rispondere a questo semplice questionario, insomma, che riguarda la composizione familiare, l'abitazione, insomma, queste cose qui. Le nuove modalità del censimento per quanto riguarda il comune di Trieste. Allora, dicevamo prima, concludendo, appunto, anche Varzila è stata citata prima, una realtà importante del nostro territorio, importantissima, dà lavoro a tante persone, ci sono stati dei problemi recenti anche là, attualmente si può dire risolti, o comunque insomma in via di soluzione. Credo che anche lì vada fatta una verifica rispetto a quelle che sono le prospettive di quell'azienda, che pone una questione che si ricollega con tante altre questioni, cioè gli insediamenti che noi abbiamo nel nostro paese, che però sono controllati da multinazionali. Questo vale per Varsila così come per tante altre realtà. È chiaro che c'è questa difficoltà nel capire, ecco, dove si decide la strategia industriale della multinazionale, del gruppo, e quindi provare a capire come si può intervenire per far modificare certe strategie e certi indirizzi che penalizzano un paese piuttosto che un altro. Certo. Questa è una questione che non riguarda solo Varsila, ripeto, riguarda tante questioni, sempre rientrando, come dire, nel settore di mia pertinenza. Noi abbiamo anche la questione degli acciai speciali Terni, che è un altro importante sito, che è in attesa di capire, ecco, rispetto alla sua prospettiva, quelle che sono le decisioni del gruppo ThyssenKrupp, che è in una fase anche lì di ristrutturazione. Certo. E non si riesce a capire se vogliono continuare ad avere la proprietà di questo stabilimento o meno, o cederlo. Però durante questa fase purtroppo non si procede con investimenti, perché ovviamente il gruppo, che non sa se manterrà o meno uno stabilimento, non fa grandi investimenti, si limita a fare giusto la manutenzione che serve, e questo, come dire, non dà la prospettiva allo stabilimento. Quindi dobbiamo provare, ecco, come incidere i governi, il governo, come può incidere con le multinazionali per salvaguardare le proprie realtà. Questo è un altro tema che deve essere all'attenzione delle istituzioni. Ecco, è un grosso problema, è un po' il tema, no? In tanti siti produttivi anche molto grandi, molto importanti, come ne ha citati lei anche a livello nazionale proprio. In conclusione, tornando però a Trieste, i sindacati CGIL, CISL e UIL qui a Trieste hanno lanciato qualche tempo fa l'allarme sulla possibilità di 1500 posti a rischio proprio nell'industria. È stato anche avviato un dialogo con il sindaco di piazza, con le istituzioni, per far fronte a questo tipo di situazione. La situazione di Trieste trova riscontro anche in altre parti d'Italia? Siamo messi meglio o peggio di altre parti dal suo osservatorio, appunto, nazionale? Noi proprio la settimana scorsa, come FIM, FIOM, WILM, CGL e CISL e UIL, abbiamo lanciato un'iniziativa proprio a salvaguardia di quello che è l'industria. La realtà di Trieste è un po' lo specchio del paese, ecco, le difficoltà, la mancanza di un'idea di politica industriale. Questo vale per Trieste, ma vale per l'intero paese. Noi siamo alla vigilia di importanti trasformazioni. C'è la trasformazione energetica e c'è la digitalizzazione della produzione. Sono fenomeni che, se non vengono seguiti, possono portare delle conseguenze enormi. È vero. Ma io le cito, ecco, come dire, il caso specifico della Ferriera in merito a queste trasformazioni. Ecco, se l'azienda inquina e si prova questa produzione inquinante a portarla in altri paesi dove non ci sono regole per cui si può inquinare, io dico, c'è anche una questione etica, per cui perché, come dicevo prima, non manteniamo questa produzione con tutta la tecnologia possibile? Ma questo
è un concetto che voglio esprimere di carattere generale, fermo restando generale, quello che sarà poi la discussione destino, della ferriera. Insomma, però se noi come paesi occidentali pensiamo che dobbiamo essere impatto zero, che il 2050, come ha detto l'Unione Europea, noi dobbiamo essere inquinamento zero, però dobbiamo poi far inquinare l'Africa piuttosto che i paesi dell'est, io non penso che facciamo un buon lavoro. Quindi una discussione un po' più ampia, non del quotidiano, va fatta, ecco, da parte del governo e dei governi. Ecco, spostare, insomma, il problema non è la soluzione. Allora, sentiamo l'ultima telefonata per questa prima parte della nostra trasmissione. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Io volevo far presente al segretario nazionale quello, e le dico che tante volte i rappresentanti sindacali, parlo di tutte le categorie, tante volte sono eletti segretari, ma non hanno mai lavorato nelle fabbriche, nei stabilimenti. Non è il caso di suo di lui, però ci sono tanti che sul territorio sono così. E allora i lavoratori stessi non hanno fiducia. Lui ha fatto l'esempio prima, giustamente, il segretario, anche per quanto riguarda, diciamo, l'Italia, la ferriera, una cosa dell'altro. Noi sappiamo che purtroppo qua a Trieste sono 20 anni da quando è il sindaco di piazza, del primo mandato del sindaco di piazza, si parlava di chiusura, di riforme, di antinquinamento, una cosa d'altra. Nessuno ha fatto nulla. I sindacati dovrebbero essere dentro nell'agenda. Quando Arvedi è venuto è stato invitato dal governo Renzi, per primo, e della presidente Serracchiani, a prendere la ferriera, lui ha detto: la ferriera di Trieste non è nei miei piani industriali. Con i quali al primo incontro è andato quasi nullo, poi lo hanno richiamato, lo hanno quasi, diciamo, tra virgolette, forzato, incentivandolo magari anche con dei sostegno finanziario e con delle promesse di rapporti industriali con altri paesi internazionali. Questo non è avvenuto. Adesso lui cosa ha fatto? Cioè lui si ritira. La stessa cosa è per la Wärtsilä. La Wärtsilä si sa benissimo che se non ha un ordine di 90 motori all'anno è insufficiente e non può erogare certi servizi ai propri dipendenti, ai propri lavoratori. Si già quest'anno hanno soltanto 30 per il prossimo anno. Allora, io dico, le associazioni sindacali non possono aspettare che venga il patriarcat. Se sei un sindacato, devi entrare dentro nell'industria e mettere in coerenza anche i lavoratori, perché se dopo ti trovi la ferriera, la Wärtsilä e altre realtà locali, industriali che sono in crisi, non sai più capirsi pigliare, e di conseguenza la gente non ha più fiducia nella rappresentanza sindacale. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Allora, come replica questo telespettatore, appunto, in particolare poi sulla questione sindacale? Allora. Io posso dire una cosa, cito un esempio di Taranto che proprio fa il caso del telespettatore. Allora, lì quando c'è stato il cambio dall'amministrazione straordinaria alla gestione Mittal, in pratica tutti quelli che erano iscritti con i sindacati CGL, CISL, UIL, FIM, FIOM, UILM, in pratica decadevano da quell'iscrizione e potevano poi eventualmente procedere con una nuova iscrizione, se con lo stesso sindacato o con altri. Avviene normalmente per quanto riguarda questi cambi di gestioni, le deleghe, il famoso passaggio delle deleghe. Ebbene, quando c'è stato questo passaggio, i lavoratori che avevano l'iscrizione al sindacato, e lì c'è forse la più alta percentuale di iscrizione al sindacato, è avvenuto pari pari, anzi forse si è guadagnata qualche tessera rispetto, quindi a conferma della fiducia dei lavoratori che liberamente, così come le elezioni dei rappresentanti sindacali, è avvenuta con una stragrande maggioranza. Rispetto al telespettatore, ecco, io non so il caso specifico, però noi abbiamo ancora un sistema democratico per cui noi ci candidiamo a essere eletti, i lavoratori se vogliono ci votano, altri momenti non ci votano. E perlomeno per quanto riguarda i metalmeccanici, forse rispetto a tante altre categorie, riusciamo a essere molto più presenti e a guadagnarci la fiducia. Poi
molto spesso, ripeto, ci sono vicende che non riguardano, non sono nell'ordine del giorno del sindacato. Quando si parla di impresa, l'imprenditore fa l'imprenditore, noi facciamo il sindacato, quindi le responsabilità a noi non ce ne possono essere attribuite, poi proviamo a fare il nostro lavoro. Grazie, grazie davvero a Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM, per essere stato con noi quest'oggi, e l'invito a tornare a trovarci se appunto capiterà nuovamente qui a Trieste per seguire poi le vicende della nostra industria, in particolare siderurgica. Grazie, grazie e la salutiamo, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco avremo ospite in studio Angelo D'Adamo. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, questo spazio dedicato alle segnalazioni puntuali dei nostri telespettatori, quest'oggi vede ospite Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornato alla nostra trasmissione. Allora, abbiamo già delle domande per lei. Nella prima parte della trasmissione sono già arrivate delle telefonate, sapendo che sarebbe stato ospite qui da noi. Allora, una signora che aveva già telefonato ieri aveva segnalato che in un supermercato cittadino, ma poi era uscito insomma anche da altre parti, che in qualche supermercato della nostra città alla cassa non danno il resto in centesimi, arrotondano al decimale più vicino, diciamo così. Si chiedeva come mai, perché solo alcuni lo fanno e altri no, perché se si paga con il bancomat poi invece si paga effettivamente la cifra segnata sullo scontrino, insomma qual è il motivo di questa... Allora, questo intanto è una scelta che viene avanti da parte dei governi, non solamente italiano, certo, ma anche dei governi europei, tendente un po' ad eliminare i decimali, ecco, definiamoli così, quelle monetine che in termini di valore diciamo sono, non dico inconsistenti, ma comunque ecco, molto ridotti. Ecco, il problema comunque è che tanti negozi già utilizzano questo sistema, non c'è una decisione certa e già presa che obbliga tutti. Però è chiaro che la questione dovrebbe avere criteri della reciprocità. Qualche volta ci guadagniamo, qualche volta ci perdiamo e quindi la cosa dovrebbe pareggiarsi. Se questo non avviene, avviene solamente magari a vantaggio del negozio, si può in qualche modo anche contestare e quindi far presente questo dato. Per cui quando noi dovremmo pagare, ecco, 51 centesimi, ne pagheremo 50 e così via. Se c'è reciprocità va bene, se è solamente unilaterale va contestato. C'è anche il problema che veniva appunto segnalato dalla signora, che molto spesso i supermercati o comunque i negozi mettono i prezzi, non so, 1,99 euro, no? Cioè, è una scelta proprio dell'esercizio commerciale, certo, da tempo, insomma. Noi vediamo più che mettono 0,99 anziché 1,01 euro. Esatto. È chiaro che anche questo, però ecco, io credo che un confronto con le associazioni dei commercianti potremmo vedere di farlo. Intanto è bene questa segnalazione, certo, così mette un po' sul tavolo un problema che rischia di essere appunto su un versante unilaterale, non ha i criteri della reciprocità. Ecco, quindi noi vedremo di fare una segnalazione alle associazioni del commercio. Benissimo. Un'altra segnalazione invece, purtroppo arriva spesso anche alla nostra trasmissione, ma non soltanto, un signore ha telefonato all'inizio proprio della trasmissione dicendo: mi è arrivata la solita bolletta, era, immagino quindi del gas, il 26 che scade il 28, no? Quindi è chiaro che è difficile. Poi lui segnalava anche il fatto che era molto difficile mettersi in contatto con il call center, lui ha provato a telefonare per chiedere come mai, eccetera, però non è riuscito a parlare con un operatore, quindi questa è una seconda parte del problema. Certo. Allora potrebbe essere gas o energia elettrica, perché il gruppo ERA gestisce tutte e tre le materie, anche l'acqua. Allora, cosa bisogna fare in queste situazioni? Se la bolletta arriva a ridosso della scadenza, è possibile fare una segnalazione al numero verde, uno deve perderci un po' di tempo, insistere.
in questa circostanza viene, il tempo viene dilazionato, ecco, per cui viene naturalmente comunque, intanto resta la segnalazione ai gestionali dell'azienda, ecco, per cui non scattano gli interessi di mora se non si paga in quella data e viene stabilita un'altra data, quindi è un diritto del consumatore avere questo ed è un dovere delle aziende comunque accettare questo dato. È bene anche fare la segnalazione perché spesso noi nei confronti con anche con Acegas, con Estenergy, con le società di vendita riscontriamo esserci alcune difficoltà nelle consegne, non sempre attribuibili a Poste Italiane perché molto spesso sono delle poste private, dei sistemi di consegna private. E per avere una evidenza di un monitoraggio completo su ciò che accade, quindi è bene segnalare, in modo che le aziende poi verificano se gli accordi, i contratti sono stati rispettati da parte delle società di distribuzione. Ecco, comunque, ripeto, è un diritto della persona non pagare in quella data di scadenza, ma ottenere uno spostamento di quella data, che sarà almeno di 15 giorni, così come previsto anche per i tempi di consegna di una bolletta. Noi dovremmo avere una bolletta almeno 15 giorni prima della scadenza. Se questo non c'è, possiamo, ecco, recuperarlo in questo modo. In questo modo, quindi è bene sapere che abbiamo tutti questo diritto. Ci avviciniamo alle feste natalizie e è possibile che aumenti il fenomeno delle truffe, le truffe ai consumatori in particolare. Quali sono quelle più frequenti negli ultimi anni e a che cosa devono stare attenti i consumatori, i nostri telespettatori, in particolare sotto le feste? Ecco, noi abbiamo riscontrato comunque che c'è sempre una recrudescenza di questi fenomeni sotto le feste, o perché comincia un po' ad aleggiare un po' di aria di euforia, ecco, sì. Quindi ci sono evidentemente delle situazioni psicologiche che favoriscono poi certi fenomeni. Quali sono i fenomeni più frequenti, ecco, su cui noi dobbiamo naturalmente fare attenzione? Io ricordo che molto spesso sotto le feste venivano vendute porta a porta su richiesta da parte di venditori e così subdoli oggettini tesi al controllo delle fughe di gas. Ecco, in questo caso venivano chiesti degli anticipi e tanti purtroppo cadevano in questo tipo di, che erano truffe vere e proprie, con un oggettino magari di pochi euro di valore venivano chiesti 250 euro. Questo è uno dei fenomeni che ritornano di volta in volta, ecco, in certi periodi. Altro fenomeno ancora che si accentua anche in questo periodo. Noi sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, che siamo in presenza di un cambiamento delle situazioni contrattuali di energia elettrica e gas. Sappiamo, ricordiamo anche questa data, che il 30 giugno del 2020, entro il 30 giugno del 2020, noi dovremmo fare una scelta di mercato libero di energia elettrica e di gas delle società di vendita, per cui termina il cosiddetto mercato tutelato e dovremo entrare tutti quanti nel mercato libero. Anche qui, quali sono i fenomeni? Naturalmente questo è un momento, tra virgolette, commerciale, diciamo regolare, ecco, per cui ci sono tante società di vendita che naturalmente propongono tariffe più vantaggiose. Ecco, però molto spesso ci sono persone che si spacciano di appartenenza ad una società che potrebbe essere ERA, potrebbe essere Acegas, potrebbe essere Enel o qualunque altra società e nei fatti invece non lo sono, cercando di carpire anche, di rubare dei dati sensibili dalle bollette e attivare un contratto non voluto. Queste sono cose molto molto frequenti, un po' perché siamo a ridosso di quella scadenza, ecco, e un po' perché, come dicevamo prima, in questo periodo un po' si accentuano, no? le presenze magari non richieste in giro per la città. Altro fenomeno ancora frequente e ricorrente è quello delle vendite su catalogo. Anche di questo noi abbiamo avuto tante, tante segnalazioni, siamo intervenuti per tutelare tante persone. Anche qui con la scusa magari di dire, beh, noi non vendiamo niente, vi faremo un regalino, vi portiamo, ecco, a provare per prova un regalo di qualunque natura, certo, può essere, certo, un pacco di caffè, può essere un prodotto per l'igiene personale, un prodotto per la casa, e in quelle circostanze invece vengono fatte sottoscrivere con comportamenti subdoli,
No? Quindi con Raggiri vengono fatti sottoscrivere dei contratti che obbligano poi a fare degli acquisti di valore, insomma, per cose della casa. Quindi anche qui, quando uno realizza e si rende conto, ma io non volevo comprare niente, invece mi trovo con un contratto. E questo procura comunque danni psicologici molto, molto rilevanti in tante persone. Quindi, ma questi sono i tre più frequenti, ma ce ne sono tanti altri, con tanti altri comportamenti. Per cui attenzione. Attenzione. Allora abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Ciao, sono Piero. Piero, buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Sì. Per l'acqua esiste solo un fornitore o anche più di un fornitore? Perché allora io premetto che io ho l'acqua centralizzata, perciò non so come funzionano le bollette. Però siccome ho visto mia figlia, no, che paga il doppio praticamente lì, insomma, per conto suo nel suo appartamento, allora mi ha portato una sua bolletta e così ho visto come è composta questa bolletta dell'acqua, no? Cioè, non so, quota fissa, riepilogo, quota acquedotto, non so, quota acquedotto dovrebbe essere l'acqua forse, non so cosa vuol dire. Poi c'è scritto riepilogo, quota fognature. E riepilogo quota depurazione 21 euro, cioè, e poi c'è riepilogo onere per qualità e un ulteriore a debiti e a crediti, cioè, voglio sapere tutte queste voci. Una volta io, quando insomma, vivevo in un appartamento normale veniva metri cubi tot e quella era la cifra, no? Ma depurazione, fognature, cioè con l'acqua si paga tutte queste cose qua. È una mia ignoranza, voglio sapere se mi sai dirmi qualcosa, cioè, perché vedo, però ripete, se io non so, in tre persone qua, in un anno forse paghiamo 300 euro, lei insomma, in due persone a fine anno pagheranno 600, per questo volevo capire, e non c'è né perdite né niente, perché in un appartamento, voglio sapere come è composta questa bolletta, se è giusta tutte queste voci. Io non pensavo mai di pagare anche le fognature, tutte queste cose qua, se mi sai dire qualcosa, ciao. Grazie, grazie della telefonata. Allora riusciamo a dire qualcosa al nostro telespettatore? Beh, certo, certo, questo è un argomento che noi abbiamo toccato tantissime volte e continueremo a toccarlo perché su questa materia pregiata comunque ci sono sempre decisioni e cambiamenti per cui noi dovremo sempre più approfondire. Allora, prima risposta, il gestore è unico. Noi nella nostra zona di Trieste è Acegas APS Amga che ha gestisce in concessione il ciclo completo dell'acqua e ha una concessione trentennale, mi pare che nel 2027 c'è la scadenza e poi il comune deciderà che cosa fare. Quindi non ci sono concorrenti, quindi non possiamo dire non lascio Acegas per andare da un'altra parte. E quindi questo è un primo elemento. Come è formata la bolletta? La bolletta chiaramente ha una sua complessità. E come paghiamo noi l'acqua? Quindi questo è il dato. Intanto l'acqua la riceviamo nei nostri rubinetti potabile, pulita e la dobbiamo restituire all'ambiente, deve essere restituito all'ambiente depurata, ecco, diciamo la più sana possibile per far sì che poi l'ambiente non ne risenta di questi appunto di inquinamenti o di quant'altro può esserci. Come è composta la bolletta? Ognuno di noi in un contratto paga una quota fissa annuale, poi divisa comunque nelle bimensilità delle bollette. Ed è una cifra anche non eccessiva. Diciamo che per una famiglia mi pare che sia intorno ai 40 euro annui come quota fissa. Poi il consumo, la quota acquedotto. La quota acquedotto sono i metri cubi di acqua che consumiamo. E quindi questo, come viene pagato anche la quota acquedotta? Richiamo anche qua un principio in termini molto molto sintetici perché mi rendo conto che il tempo a disposizione è limitato. Ogni famiglia ha oggi e fino al 2022, perché c'era un cambiamento il 1 gennaio 2022, a disposizione 72 metri cubi di acqua, ecco, a tariffa agevolata. E quindi una sorta di tariffa sociale. Ogni metro cubo costa 0,68 centesimi al metro cubo. Quindi ne ha 72. Poi da 73 a 180, una famiglia c'è composta da 3-4 persone, c'è un altro scaglione di costo. Dicono dalla regia, stavamo dimenticando la pausa pubblicitaria di metà del mese, dobbiamo proprio darla e riprendiamo questo ragionamento subito dopo, a fra poco.
Bentornati in diretta, allora in compagnia di Angelo D'Adamo, di Federconsumatori, che sta rispondendo alle vostre richieste. Stavamo facendo un ragionamento sull'acqua, no? Sì. Sulle fasce di tariffa, di costo. Sì, allora richiamiamo un attimo questi principi di come è composta la bolletta. La bolletta è composta di una quota fissa, quota acquedotto. Acquedotto significa l'acqua, i metri cubi di acqua che consumiamo. Poi fognature e depurazione, perché tutto il ciclo dell'acqua comunque dall'entrata in rubinetto fino alla rimissione nell'ambiente comunque fa parte dello stesso ciclo ed entra nella bolletta, quindi tutti noi la paghiamo. Il costo dell'acquedotto, quindi dei metri cubi di acqua che consumiamo, vanno così. Ogni famiglia a disposizione 72 metri cubi di acqua a 0,68 centesimi al metro cubo, tariffa agevolata si chiama. Se ne consuma di più da 73 metri cubi a 180, li paga a 1,20 euro circa, 1,28 euro a metro cubo. Se supera questa quantità lo paga 3,03 euro a metro cubo, ma questa misura viene rapportata alla giornata. Faccio un esempio velocissimo, consumiamo in una giornata 600 litri di acqua, due docce, due lavatrici, un po' quello che può essere. Come paghiamo noi questi 600 sì. litri? Allora, i primi 200 litri li paghiamo a 0,68 metro cubo. I successivi 300 litri circa, perché viene fatto un calcolo certo, li paghiamo a 1,28. Tutto ciò che è in più, quindi gli altri 100 litri o tutto quello che è in più, li paghiamo a 3 euro a metro cubo. Mm. E questo quindi è il calcolo che viene fatto in bolletta. I consumi medi di una famiglia quali sono? All'incirca 150 metri cubi annui. Una famiglia di 3-4 persone, questo è la media del pollo, ma questo è grosso modo certo. I termini di valore. Se uno ne consuma di più, o rivede le sue abitudini, o controlla attentamente il suo impianto. Anche questo, non ci siano delle perdite. Questa no? è una cosa che va assolutamente fatto, perché infatti. Anche quel piccolo rumorino che fa magari la cassetta del water è qualcosa di maledetto, ecco, nel fargli evitare Verissimo. Eccessivamente i costi. Quindi grande attenzione a ciò che succede nel proprio contatore. Quindi questa è la condizione che ognuno di noi ha. Trieste non è neanche tra le città più costose in termini di acqua. Per fortuna la nostra acqua è buona, ce n'è in abbondanza e ci collochiamo su valori più o meno medi in termini di costo, tenendo presente un po' il costo complessivo del territorio nazionale. Un po' questa è l'analisi, insomma, l'analisi. Di questo. Fra l'altro ci sono veloce, due mail che dicono appunto se non è così incostituzionale avere l'acqua che è stata richiesta a gran voce, allora, con il referendum pubblica. Però abbiamo la telefonata, mi dicono allora sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno a D'Adamo. Allora D'Adamo, io volevo sapere una cosa, mi scusi, se l'Associazione dei Consumatori si è interessato su questa proposta di legge, o non so se è ancora legge, del blocco dei conti correnti per morosità per tasse comunali e nazionali. E, non so se l'Associazione ritiene legale una cosa del genere, perché anche, non so, uno può essere all'estero, uno può essere in ospedale, e se è all'estero si trova bloccato il bancomat, dove può, adesso ormai si può prelevare in tutto il mondo quasi col bancomat, per cui non so se l'associazione consumatori si è interessato di questa cosa, volevo sapere cosa ne pensa lei, grazie. Va bene, grazie signora e buona giornata. Allora intanto su questo noi dobbiamo aspettare che le decisioni vengano prese e siano formalizzate, perché fermarci ancora solamente agli annunci di stampa ci fa fare solamente un esercizio inutile. Comunque noi abbiamo anche delle competenze e delle persone che seguono attentamente tutte le questioni finanziarie, così come stiamo tutelando tutte le persone che sono state truffate dalle banche venete, col fallimento delle banche venete, e quindi naturalmente prenderemo, adesso io non sono un esperto di questioni finanziarie e bancarie, ma comunque prenderemo senz'altro posizione
a favore dei consumatori e chiaramente non a favore delle banche. Quindi così posso rispondere intanto a questa, a questa domanda. Prima si accennava un argomento estremamente importante. All'acqua pubblica, acqua l'acqua a pagamento. L'acqua è pubblica. La proprietà dell'acqua è dello Stato. Certo. È stato confermato comunque nel referendum, e nel referendum del 2011 la Federconsumatori ha svolto un ruolo molto attivo tra i promotori anche del referendum, quindi la materia non è assolutamente in discussione. Il problema è come paghiamo l'acqua e chi gestisce il ciclo dell'acqua. Il ciclo dell'acqua lo può gestire una struttura organizzata dai comuni oppure una società ad hoc. Il problema è che sull'acqua chiaramente questa società ad hoc, e quindi in questo caso pensiamo magari ad Acegas che ha in concessione questo ciclo, non può lucrarci. Per cui le tariffe non le definisce Acegas, ma le tariffe rispetto anche agli investimenti, ai rinnovamenti delle infrastrutture che Acegas ha fatto e deve continuare a fare, si riversano sulla tariffa, e la tariffa, l'ok, la danno i sindaci. Chiaro. I sindaci dell'ambito di riferimento. Chiariamolo. Questa, sì, perché tante volte ecco, noi magari assolviamo certi e condanniamo certi altri senza avere chiaro comunque il quadro di riferimento e quindi le cose di cui noi stiamo parlando. Allora, abbiamo ancora il tempo per leggere due mail in velocità. Sì. Allora, signora Sara ci scriveva: volevo segnalare che ultimamente vengono spesso a suonare il campanello le turisti dei contatori senza aver messo avvisi di passaggio, e proprio ieri verso sera è passato uno per far aderire al passaggio del mercato libero, anche se io l'ho già effettuato. Quindi è un po' quello che dicevamo prima, no? Queste tentativi, insomma. Ecco, per i turisti comunque è bene fare una segnalazione ad Acegas. Esatto, per sapere se realmente perché questo fa parte del primo filone di ragionamenti che facciamo. Potrebbero esserci anche dei tentativi di comportamenti non corretti. Devono avere comunque un'autorizzazione, devono avere un tesserino esposto anche qua sul petto, e comunque è bene fare sempre una verifica con la società di cui loro dicono di far parte o di svolgere quel servizio. Per l'altro aspetto, è chiaro, c'è il mercato libero e quindi su questo attenzione comunque a fare le scelte se siamo consapevoli di voler cambiare il nostro contratto, oppure di voler aderire, di avere gli elementi chiari di ragionamento e capire bene che cosa si fa e non accettare mai comunque così proposte dove si ipotizzano grandi risparmi, grandi vantaggi, perché questi non ce ne sono, perché la maggior parte della bolletta è fatta di tasse e sulla materia prima i risparmi possono essere molto limitati. Nessuno può regalare nel gas e nell'energia elettrica, quindi i margini sono appunto molto limitati. Il risparmio può esserci, ma non sono grandi. Allora, stiamo già sforando e volevo solo leggerle questa mail velocemente, magari poi gliela giro così risponderà direttamente. D'accordo. A Maria Luisa che dice: un problema con la TIM, sono già due fatture che riportano un addebito di circa 5 euro ciascuna per servizi insomma non richiesti, perché il telefono lo usa la madre novantenne, non sa come fare a risolvere questo problema, a sbloccare insomma questo servizio che secondo lei non è mai stato attivato, ma evidentemente in qualche modo è stato attivato. Possono farlo o direttamente loro rivolgendosi al Corecom, se sono in grado possono tutelarsi da soli. Il Corecom è una sorta di tribunale dedicato alle comunicazioni, per cui lì trovano tutte le indicazioni per contestare, per reclamare su questo aspetto. Se non sono in grado possono appoggiarsi su un'associazione di consumatori, può essere la nostra o un'altra qualunque, e farsi tutelare. Benissimo, grazie Angelo D'Adamo, noi ci fermiamo qui, vedo già pronto il nostro Bernardo Gulotta in diretta da Roiano per Sveglia in Città in compagnia dell'assessore Lorenzo Giorgi. Grazie a tutti e buona giornata, arrivederci. Grazie a voi, buongiorno. Beh,
Bentrovati, bentrovati a questa nuova mattinata in compagnia di Sveglia in Città. Oggi siamo nuovamente, e lo saremo fino a venerdì, a Roiano. Siamo ospiti della caffetteria bar Il Mingardi e siamo assieme all'assessore comunale patrimonio Lorenzo Giorgi. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, questa mattina parleremo di diversi argomenti, partendo poi dal rione, visto che l'assessore Giorgi è stato presidente della circoscrizione, mi pare per due mandati, se non sbaglio. Dal 97 al 2006, ecco, giovane presidente. Molti anni, e quindi conosce bene il territorio, conosciuto anche lui, fra l'altro, nel rione. Parleremo di quello che va e non va proprio di Roiano, Gretta, Barcola, Scorcola, Cologna, di tutta la terza circoscrizione, non solo. Partiamo con una telefonata, sentiamo subito chi è in linea con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo rispondere, mi scusi, avete appena iniziato, alla signora ultima che ha telefonato, che c'era il signor Adamo, sì, in merito a un servizio, a un disservizio della Telecom, che gli hanno dato 5 euro di addebito per un servizio mai messo in atto. Il signor Adamo ha risposto che di recarsi alla Corecom, guardi, prima di rispondere, di recarsi alla Corecom, il signor Adamo deve sapere che bisogna iscriversi a una piattaforma, andare per mail, non è assolutamente una cosa facile. Io ho avuto esperienze con la Corecom molto positive, in tre frangenti, sempre con gestori telefonici, con l'avvocato, è andato benissimo tutto, ma adesso dire di recarsi alla Corecom come il servizio è cambiato è scandaloso. Cioè, non rispondiamo così e facilitiamo tutto perché tutto è facile, recatevi qua, recatevi là. Tra l'altro, io, visto che lui fa parte della Federazione dei Consumatori, io ho avuto anche un contatto, forse all'epoca della Corecom, che poi infatti mi sono recata, c'era un ufficio della tutela consumatori in via Udine, per l'amor di Dio, ho trovato una incompetenza unica. Quindi pregherei i vostri ospiti, prima di dare dei consigli, è tanto tutto se facile, no? No, assolutamente no. Purtroppo chi si trova in queste situazioni sono... è grave, perché non hai nessuno che ti aiuta. Questo volevo tenere a precisare, che Corecom di adesso non vale niente, è una cosa difficilissima. Grazie signora, io prendo, diciamo, in consegna la trasmissione condotta prima dalla mia collega e l'ospite precedente, quindi i telespettatori che hanno seguito anche la prima parte ne sapranno meglio rispetto a quanto è stato trattato proprio in precedenza, quindi cogliamo la sua come una risposta al nostro ospite in precedenza, ma fondamentalmente, non essendoci domande, non essendoci considerazioni ulteriori da fare, la teniamo così come sta. Assessore Giorgi, io parto dal titolo di oggi del Piccolo, che apre alla campagna elettorale del, cosa sarà, maggio 2021. Sì, maggio 2021, ho visto anch'io l'indicazione del quotidiano locale, che parla appunto di un di piazza pronto, e ci mancherebbe pure che non sia pronto. Io mi sono permesso anche questa volta un po' di anticipare i tempi, e credo già qualche mese fa, dagli schermi di Tele4, mi sono permesso di rilanciare una ovvia candidatura del sindaco di piazza per il quarto mandato, per tanti motivi, perché bisogna completare un percorso che è iniziato proprio di piazza nel 2001, trasformando questa città, perché c'è il discorso del Porto Vecchio, perché di piazza potrebbe entrare nella storia, sarebbe un giusto riconoscimento. Guardate, io dico sempre, posizioni a parte, si deve dare atto a Roberto di piazza di aver trasformato il modo di amministrare la città. Non c'è mai stato un sindaco che è andato, il sindaco veramente del fare, e questi sono dati oggettivi. Poi può piacere, non può piacere, fa parte della democrazia, ognuno può votare chi vuole, ma indubbiamente quanto fatto, soprattutto sui lavori pubblici, sulla trasformazione della città e sulla trasformazione di un'idea futura della città, onestamente non si può che dire che Roberto di piazza ha fatto la differenza nella storia politica cittadina. Una candidatura però, assessore, che non avrà probabilmente, almeno da quello che si legge, da quello che si capisce, la stessa coalizione attuale, ecco. Ma io spero proprio di sì, spero che insomma vengano messe da parte mire personali e idee che vanno a riflettere quelle che sono situazioni nazionali. Ovviamente il centrodestra unito è un centrodestra che vince a tutti i livelli. Corse solitarie credo che non abbiano senso, si sono provate negli anni, la storia in politica si ripete e bisogna imparare dagli errori del passato. Più volte è successo che alcuni partiti in momenti più fortunati dal punto di vista elettorale hanno provato corse a sé. Io ricordo spaccature ad esempio su Dressi,
Donaggio, parliamo 97, eccetera, eccetera, dove il centrodestra si è spaccato e dove il centrodestra ha perso. Allora, l'anima del paese, l'anima della regione e quella della città vanno verso un centrodestra che deve avere anche la sua anima moderata, liberale, perché il centro è importante in questa coalizione. Ovviamente oggi i risultati politici, soprattutto dicevo a livello nazionale, premiano di più una parte populista, più una parte sovranista, ma ci sta, fa parte della democrazia, ma indubbiamente pensare che il centrodestra vada diviso è una cosa che poi giustamente gli elettori vedono e puniscono. Dopo facciamo un focus su Forza Italia, adesso sentiamo una telefonata, buongiorno. Posso parlare? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Quasi Gianni che parla. Volevo parlare con l'assessore. Volevo dirgli che siamo sempre repete per quella strada. Lo so bene. Noi abbiamo messo il numero, noi abbiamo messo l'indicazione. Glielo dito a lei due o tre volte e so che lei l'azienda e che l'ha fatto. E dopo venne anche il signor Conseca e anche il signor Conseca che ha detto adesso risolveremo. Mi festo un regalo per Nadal che sappia dove che stago, che abbia la via per andare dentro o no. Perché è terribile sta roba. C'è mesi, mesi e mesi per mettere due cartelle. Assolutamente ha ragione. Grazie, via Gianelli mi pare, no? Sì, che fosse. Il telespettatore, ci siamo sentiti più volte, abbiamo fatto intervenire già gli uffici. Con la lentezza che siamo un elefante, questa è la realtà, e nonostante io devo ritenermi molto fortunato perché per quello che riguarda i miei uffici ho sempre trovato delle persone che cercano di sorpassare le problematiche burocratiche, ma siamo lenti su tutto, siamo lenti sulla risposta a questo signore che giustamente si trova in una porzione di strada che non è indicata, è più lui che sa bene dove abita magari il postino piuttosto che mezzi di soccorso, a volte non lo trovano. E quello è probabilmente la richiesta. Esatto, no? Siamo lenti ad esempio su Strada di Fiume dove già dall'inizio dell'anno abbiamo provveduto alle demolizioni per il parcheggio ed è ancora lì perché il progetto deve seguire tutta una serie di... Siamo lenti nonostante che gli amministratori provano a correre, i dirigenti provano a correre, ma ci scontriamo sempre con la follia italica della burocrazia che, guardate, io faccio sempre la battuta, avevo tanti capelli ed è vero, quando ero presidente qui di circoscrizione, poi anche troppi, e poi cadono perché ti arrabbi, troppi, sarebbe un altro tema, ma ti arrabbi tanto. Non so se riusciremo a fare il regalo per Natale, perché a me piace essere chiaro e prendermi impegni su cui non posso dare poi la garanzia, è una cosa che non sopporto, ma il regalo lo faremo, non è un regalo, insomma la giusta risoluzione del problema del telespettatore, io spero al più presto, almeno nei primi mesi del 2020. Torno alla campagna elettorale, alle candidature future per le comunali del 2021, anzi sentiamo la telefonata poi ritorno sull'argomento. Buongiorno. Buongiorno, volessi parlare con l'assessore? Sì, prego, prego. Buongiorno. Posso parlare? Sì, prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. Abito in via Puccini. Sì. Nel gruppo dal 2 al 22. Le 11 portoni, 130 famiglie. Tre settimane fa in le tirate via i cassonetti delle scovazze, no? Non so perché. E adesso noi dobbiamo andare fino dall'altra parte per buttare le scovazze. Vorresti sapere il motivo che sta tirando via questi cassonetti? Allora, perché ho chiamato 10 numeri, nessuno su rispondermi il motivo. Uno mi tracciava in Padova, quell'altro mi ha detto non è il compito nostro, quell'altro mi ha detto non so niente. Qua non so mai niente nessuno. Allora, io la prego di lasciare magari in segreteria Tele4 il suo numero, perché andrò a informarmi se non ho sentito male via Puccini, sì. Non so se ci sono dei lavori imminenti di riasfaltatura per cui magari possono essere stati spostati i cassonetti, oppure a Cegas in qualche maniera ha deciso di modificare il posizionamento dei cassonetti delle isole ecologiche. Andremo immediatamente a vedere. È un problema grosso che ho sempre seguito, perché spesso e volentieri queste cose vengono fatte senza sentire gli amministratori, le circoscrizioni, in questo caso mettendo in difficoltà tanti cittadini. Io mi permetto di lasciare
nuovamente come era successo, mentre vedo che c'è Oscar Zocchi che ci chiama da Strada di Buongiorno. Fiume, per cui lo preghiamo un attimo magari di aspettare in linea. 040 675 4335 è il numero della mia segreteria, a me piace ricordarlo sempre perché insomma da me le porte sono aperte sempre per tutti, anche se si cerca poi di fare in maniera che vengano le persone a cui posso dare una risposta immediata riguardo le mie deleghe, ma poi insomma cerchiamo di aiutarle nel percorso del rapporto con l'amministrazione comunale, e si può chiamare insomma per avere informazioni, per avere appuntamenti. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno assessore, buongiorno al conduttore, sono Oscar. Oscar, mi sono permesso di anticipare la risposta a una domanda che immagino arrivava, no, non sapevo che chiamavi, ma insomma abbiamo parlato anche di Strada di Fiume. Sì, difatti, non avevo l'intenzione di chiamare assessore, ma visto che lei ha fatto quella puntualizzazione riguardo alla macchina burocratica elefantiaca che ha l'azienda, che ha l'ospedale, cioè che ha il comune, come tutte le aziende pubbliche ovviamente. Il GAP ha cominciato, cioè, diciamo un mese fa, ha fatto una grossissima pulizia di tutta la sterpaglia, la graia che era, e ho visto l'ingegner Walter Stein, l'architetto, adesso non mi scusi il cognome giusto, con i vari tecnici del comune che ha preso le misurazioni finalmente di tutta la dimensione dell'area per poter iniziare il progetto. Spero che il progetto sia in essere, nel senso che sia stato messo in lavoro, che poi col tempi che c'è la gara europea dei 60 giorni e finalmente, come aveva accennato la Lodi nell'ultimo incontro che avevamo avuto, entro gennaio qualcosa sia finalmente tangibile, che si possa vedere e toccare fisicamente. Ecco, questo volevo solo, se la messa aveva proprio di concreto, dire. La ringrazio e buona giornata. Grazie signor Oscar, grazie per la Oscar, telefonata. Sì. Signora, prego, si è avvicinata mentre c'era la telefonata in corso. Io ho approfittato. Beh, buongiorno, signora. Ci dica. Siamo in diretta. Vabbè, ma ci dica allora, ci dica fuori campo. Ho visto l'assessore che là davanti la fermata, c'è quel buso che quel cadun si accoppa. Un buco davanti alla fermata? Sì, la della fermata dove era un albero, lo va a tirare via. Dopo, finita la trasmissione, andiamo a vedere. Non lo so, adesso non decido io l'inquadratura. Penso di no, perché sta inquadrando solo me. Va bene, grazie signora. Grazie, buongiorno. Andiamo a ruota con un'altra telefonata, poi cerchiamo di dare risposte un po' a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Giorgio, vi voglio chiedere una cosa, no? Sì. Quando vengono posizionati gli uffici, che sia comunali o statali, ma qualcuno pensa o dove vengono messi questi uffici o vengono messi random? Ecco, per esempio, di Roiano gli va bene che l'Agenzia delle Entrate è sotto casa sua, oppure di Builota, che mi pare che sta anche in quella zona. Cioè, ma se uno sta qua, diciamo, tra Borgo San Sedro o via Paesillo, se noi dobbiamo prendere due autobus per andare, per esempio, io ho avuto problemi con la tessera sanitaria, la cosa più stupida perché esiste, dobbiamo venire fino all'Agenzia delle Entrate, perché tratta l'Agenzia delle Entrate. Cioè, ma devo prendere due autobus per venire fino a lì e due autobus per tornare indietro. Cioè, una volta, quando c'era, si chiamava in altro modo l'Agenzia delle Entrate, adesso mi scusi il nome, trovi apposta in Largo Panfini, in centro, cioè, ma esatto, messo lì tra Piazza Vico, allora facciamo una cosa, io sto qua, mi andrebbe comodo che tutti gli uffici vengano messi qui a Valmaura, così vado a piedi, 5 minuti, cioè un minuto sono lì, cioè, ma uno deve pensare a tutta la città, se no mettiamo neanche su officina, li mettiamo, non so, faccio un esempio, cioè devono essere messi dove uno con un mezzo, diciamo, al limite ci arriva, non con due mezzi. So che la decisione delle entrate dello Stato non c'entrate voi, però penso che voi dialogate. Non credo che Roma ha detto a Roma mettiteli a Roiano, penso che Roma non sa neanche dov'è Roiano. Cioè, è la persona politica di Trieste che avrà detto mettiamola a Roiano, non so per il motivo. Insomma, li mettiamo in posti che possono essere raggiunti da tutti, cioè non così a caso, se è possibile. Anche esatto è comune, non mi sembra che sia il posto ideale lì, no? Grazie. Grazie. Beh, allora, c'è da dire che non è che io ho scelto casa in base all'Agenzia delle Entrate, però quello che dice il telespettatore è giusto, nel senso, quello che possiamo chiamare un decentramento dei servizi, che si concentrano per lo più nel centro cittadino, ma che poi chi sta nelle periferie, e si vede anche centri civici in meno, poste in meno, come sappiamo, certo, essere a Gretta e a Servola, se non sbaglio, diventano un problema proprio per quelle utenze quotidiane. Diventano un problema indubbiamente. Allora, rapide risposte,
battuta, magari l'agenzia di entrate nessuno ha il grande piacere di averla sotto casa, no, ma battute a parte. Poi lei sta a Campanelli adesso, no? No, a Borgo San Sergio, quindi sono esule da Roiano. Ma battute a parte, il ragionamento ci sta, ha ragione il telespettatore, perché si dovrebbe cercare di accentrare i servizi. Proprio per questo una delle idee che potrebbe essere sviluppata, secondo me, è far sì che tutti gli uffici importanti dove i cittadini devono recarsi possano ad esempio trovare spazio in Porto Vecchio, perché nei 70 ettari di Porto Vecchio lo sviluppo della nuova Trieste, indubbiamente molto legato a quella che è la parte ad esempio che può essere legata alla croceristica se va in porto un discorso con MSC, sicuramente la parte culturale, ma indubbiamente la parte di Porto Vecchio più vicina alla città potrebbe in qualche maniera cercare di accentrare i servizi, magari con un più comodo servizio di trasporto pubblico che possa permettere a tutti i triestini, insomma, di avere un punto di riferimento, anche perché avere agenzie delle entrate, INPS, INAIL, ATER in un posto solo sarebbe sicuramente una visione intelligente. La verità poi è un'altra invece, che agenzie delle entrate, Roma, INAIL, INPS o quello che volete, mai alzano la cornetta per chiamare sindaco, assessore o consigliere di turno, amministratori pubblici che rappresentano Trieste, per dire va ben se metto là. Sono tutte scelte autonome che lo Stato fa non avendo praticamente quasi mai nessuna tipologia di rapporto su queste scelte. Proprio per questo il Comune cerca a volte di poter portare avanti proposte come quelle che ho fatto io adesso, e quindi si fa carico di dire ma perché non veniamo incontro ai cittadini e facciamo una cosa del genere. Su questo ne avevamo parlato anche con il sindaco di Piazza, stiamo vedendo se in qualche maniera c'è la possibilità di far ragionare tutti, ma vi immaginate far ragionare diversi enti statali su questa cosa? È un'impresa biblica che insomma cerchiamo di portare avanti nell'interesse dei nostri cittadini che rappresentiamo in comune. Qualche risposta precedente? Sì, si sta muovendo qualcosa. Ho utilizzato Strade di Fiume perché è veramente la storia infinita. La storia infinita di una commissione di cui facevo parte, anzi presiedevo, dei lavori pubblici nel 2009, che va, fa il sopralluogo, passa l'amministrazione di Piazza, arriva Cosolini, restano ferme le cose, ritorna Giorgi che fortunatamente è assessore al patrimonio, e quindi andiamo a demolire in maniera abbastanza veloce tutta una serie di manufatti, tra l'altro contenente Eternit, di proprietà del comune e dell'area patrimonio, e poi mettiamo in piedi questo progetto per fare un parcheggio. Magari i cittadini sentono 10 anni, facciamo una piccola area sosta per recuperare uno spazio abbandonato, per far sì che gli abitanti di Strada di Fiume abbiano più facilità e comodità di parcheggiare in una zona tra l'altro impervia, no? Certo. E passano 10 anni, e questo non è per incapacità di qualcuno, che può essere il politico o il tecnico. Queste sono i mille casini, a volte anche trovare poi la copertura economica, perché come per Strada di Fiume ci sono giustamente tantissime altre richieste che cerchiamo di andare a soddisfare. Però indubbiamente gli intrighi a volte burocratici, basta una virgola, una parola in più in una delibera per far bloccare la delibera per mesi, ed sono cose che effettivamente noi cerchiamo di combattere, ma ci vorrebbe davvero una rivoluzione storica dal punto di vista dei codici, codice degli appalti, di tutto quello che sono degli strumenti che sono pensati indubbiamente per tutelare poi il cittadino, ma di fatto vanno a legare poi i diritti del cittadino. Questo è il più grosso errore che il nostro Stato, fra mille leggi, fra mille tasse, va in qualche maniera a portarsi dalla parte sbagliata. Lo Stato dovrebbe essere dalla parte dei cittadini a tutelarli, a volte si trova invece come la matrigna cattiva dei cittadini. Poi abbiamo avuto la segnalazione in diretta di una signora su un buco che andremo a vedere la trasmissione. Chiudevo poi il discorso della, diciamo, elettorale con Forza Italia, no? Il punto un attimo su Forza Italia, perché è un partito che in questo momento sta vivendo probabilmente il suo periodo più buio. Anche molte persone che sono uscite dal partito, una forza centrista che volente o nolente è schiacciata da quella potenza della Lega e da quella crescita di Fratelli d'Italia che la sta mettendo un po' in ombra. Assolutamente sì, si paga molto quelle che sono delle scelte e delle opzioni nazionali che sono state appunto portate avanti. Evidentemente continua Forza Italia ad avere una guida certa, che Silvio Berlusconi piaccia o meno, per quello che ha fatto, per quello che rappresenta, per quello che ha fatto come
politico e quello che ha fatto come imprenditore. Indubbiamente è mancato sempre intorno a Berlusconi un ricambio, oppure il ricambio che c'è stato negli anni ha portato delle persone poco inclini a fare il bene del partito, molto più inclini a fare il bene di se stessi, ed è una cosa che si è pagato. A livello locale le cose sono leggermente diverse, perché c'è una classe dirigente che a gran parte è figlia delle esperienze dell'ultima parte della lista per Trieste, che di fatto ha rappresentato Forza Italia e ha lavorato secondo me bene, ma queste sono state poi le valutazioni degli elettori negli anni, che intende portare avanti un programma, e ci stiamo proprio trovando in queste ultime settimane assieme ai colleghi, assieme a Alberto Polacco, insomma insieme ai consigli comunali, agli altri assessori sotto la guida dell'onorevole Savino, per andare a fare una nuova proposta per, soprattutto per Trieste, una Forza Italia che su Trieste vuole concentrarsi per dare una visione in più, stando attenti a quelle che sono le matrici che hanno portato alla trasformazione di Trieste, portandola verso una Trieste turistica, portandola comunque con un volto diverso da quella che era una Trieste di 30 anni fa. A livello nazionale, ma glielo dico spesso e volentieri, con la presunzione, ma anche con il dato di fatto di essere, credo, il primo o uno dei primi che già a Trieste hanno aderito a Forza Italia in tempi non sospetti, prima della prima vittoria di Berlusconi, perché avevo poco più di 20 anni quando sono entrato nel partito. È un cambio radicale di una linea, Forza Italia deve riscoprire e deve occupare spazi che in questo momento non sono occupati, spazi di liberalità sia economica che dal punto di vista sociale, spazi che forse una volta erano occupati da un partito liberale che era troppo chic rispetto a quelle che erano le esigenze del territorio, ma insomma una liberalità e un liberale dei cittadini che devono avere diritti e doveri, ma che possono in qualche maniera avere risposte certe dalla politica. Ed è un discorso un po' complicato in Italia, sì, dove sì, ci scontriamo con tante realtà, ma insomma che magari approfondiremo in un altro momento, che sto preparando con assieme ad altri amici anche a livello nazionale, una sorta, loro le chiamano manifesto, mi fa un po' ridere, una sorta di punti che invieremo al presidente Berlusconi, perché ovviamente Forza Italia deve trovarsi uno spazio in questo momento e deve potersi rilanciare, perché senza Forza Italia il centrodestra non ha indubbiamente quella pil in più e quell'idea di regia. Berlusconi ha usato un paragone calcistico, ha detto Salvini è la punta di sfondamento, ed è vero, la Meloni è un terzino difensore, perché difende tutta una serie di giusti ideali che devono esserci in un centrodestra, però una regia moderata di centrodestra che rappresenta Berlusconi deve esserci sicuramente. Le faccio un'ultima domanda, poi andiamo in pubblicità. Quanto peso ha il civismo, soprattutto nei comuni, perché qua parliamo di elezioni comunali, e quanto potrà averlo la prossima volta che andrà a elezioni? Ma il civismo nasce in questa città, l'abbiamo detto prima, la lista per Trieste è stato il primo esempio, e sono nati tanti partiti e tanti movimenti proprio dalla storia della lista per Trieste, che ha visto una città negli anni 70 ribellarsi a una delle varie ingiustizie storiche che ha colpito il nostro capoluogo, ed è nato quello che è stato quel grandissimo movimento che ha trasformato il modo di fare politica. Io ero piccolo, ma un po' ho studiato, pensate un po' il fatto che Pannella e Almirante siano divenuti consiglieri comunali a Trieste per contrastare in qualche maniera quella che era il dilagare della lista per Trieste, dimostra quanto importanza ha avuto a livello nazionale. C'è stato poi anche dal punto di vista del centro-sinistra con Illy, l'inizio della lista Illy, che poi si è trasformata nei cittadini. Ora forse sono un po' staccati, ma hanno avuto la loro vita. E poi c'è stata la grandissima esperienza della lista di piazza, che ha portato sarà ancora attuale, oppure? Beh, sicuramente la lista di piazza funziona se c'è di piazza deve esserci, quindi Roberto, mi raccomando, non si possono fare scherzi in nessuna maniera. E poi se sarà in un anno tante cose possono cambiare, proprio certo. L'attenzione di quello che lo scacchiere anche a livello nazionale può far dire che ci possa essere una collaborazione stretta, che possa esserci una serie di liste che lavorano che assieme, si collegano. Ma insomma credo che
i simboli di Forza Italia e i simboli della lista di piazza siano due elementi indubbiamente di forte richiamo per i cittadini che quando vanno a votare per il comune scelgono le persone. È vero. Questo e quindi è la grande vanno differenza ad approfondire con le quella che è la risposta degli amministratori o dei candidati amministratori sui problemi reali di ogni giorno. Questa è la grande differenza con le altre elezioni, che si va proprio a dar valore alla persona. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco sempre dalla caffetteria bar Il Mingard. Intanto vedete il personale all'opera, personale devo dire veramente molto cordiale, che ci sta dando una mano in queste dirette. Ci vediamo tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia in Città, siamo a Roiano con questa nostra trasmissione itinerante per i rioni, siamo stati in centro città, siamo stati a Barcola durante quest'estate, siamo andati a Borgo San Sergio, oggi siamo a Roiano, lo saremo fino a venerdì, siamo ospiti del bar caffetteria Il Mingardi e siamo in compagnia dell'assessore comunale al patrimonio Lorenzo Giorgi. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito, poi parliamo anche del rione, perché qua alla caserma c'è la gente che aspetta risposte e lavori. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno. Io volevo chiedere, siccome sono già diversi anni che sento che qualcuno telefona per una ripulita davanti all'entrata del vecchio inceneritore all'altezza del pattinaggio Giogli, nessuno viene mai, passano operatori ecologici, però nessuno ripulisce, è una desolazione. A parte che il discorso che facevate prima anche per accentrare uffici pubblici, anche lì si potrebbe sfruttare il vecchio inceneritore con qualche bonifica. Vi ringrazio, scusate. Grazie signora. Beh, allora segnalerò immediatamente questa situazione. Abbiamo un filo diretto, insomma, con la CEGAS quando i cittadini ci danno segnalazioni importanti come quella della signora. Per quello che riguarda il recupero dell'ex inceneritore è un po' più complicato, perché effettivamente i costi di bonifica sono piuttosto alti, e quindi quello in questo momento lo escluderei. Però insomma una pulizia e dare dignità a una zona comunque molto abitata come quella di Giarezzo sicuramente va fatta. Allora, ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, scusi, mi dovevo parlare con... così ragazzi. Sì, ci dica, prego. Buongiorno. Allora, volevo sapere se avremo diritto di avere un'assistenza sociale. Perché mi sono 4 anni non autosufficiente. Ecco, non autosufficiente. Mi viene una casa, magari me la guardare invece di dirmi costi gola me la guardare. La mia capito, la guardi che veniamo Mossini dentro la finestra. Viene una seconda, la stessa palla di una via, via del Trieste. Viene una, adesso spesso la terza, e mi sono non autosufficiente, e sa perché ero aiutata 2 settimane fa, non mi dà un aiuto nessuno. E a casa devo, sono una donna per poter farmi pulizie, per poter farmi la spesa, e dopo ci sono i denti dei ticket, però pago tutto quanto. Ero l'altro giorno in farmacia, ho pagato 100 euro. Come è possibile? Così 100 euro al mese. Grazie, sì, grazie della telefonata. Da quello che si è capito era un po' disturbata la telefonata, insomma mi pare una situazione che deve essere in qualche maniera affiancata ai nostri servizi sociali. Per cui, come sempre, prego la signora di lasciare a profitto, insomma, della disponibilità e del fatto che Tele4, io come sempre mi permetto di ringraziare tutto lo staff di Tele4, insomma, dal direttore fino all'ultimo degli usceri, perché effettivamente fanno un servizio importante. Se la signora lascia i numeri, poi io li giro insomma al collega Grilli e a chi insomma di dovere per poterla contattare. Senta assessore, siamo a Roiano e noi anzi invitiamo la cittadinanza, fino a venerdì saremo qui al bar caffetteria Il Mingardi, siamo di fronte alle vetrate del supermercato e di fronte all'ingresso della scuola Brunner in via delle Ginestre, quindi partecipate, venite a trovarci, saremo in compagnia di diversi ospiti, parlate
parlateci delle problematiche del rione, se siete nella zona potete raggiungerci a piedi e se no anche di problematiche varie che possano, non debbano per forza riguardare il rione, però io, visto che siamo qui, le approfitto per chiederle della caserma, della ex caserma della Polizia Stradale, che è il grande incompiuto di questo rione di Roiano. Poi ci sarà anche tutto il tema di Barcola, il sottopassaggio, abbiamo visto è stato deturpato un'altra volta, lei sì. Si è anche sfogato sui social in maniera piuttosto importante. Andiamo con ordine. Allora, Roiano, potrei occupare 146 ore di sveglia in città, ma insomma non vado a tediare gli amici telespettatori. Ho parlato proprio ieri con l'assessore Lodi, insomma, per avere qualche informazione in più. Sono finite le conferenze di servizi sulla nuova piazza di Roiano, che è vero che è incompiuta, ma è vero che è incompiuta da 40 anni, perché andavo in asilo in Vicolo delle Rose quando si iniziò a parlare di una nuova piazza Roiano, e questa amministrazione, l'amministrazione di piazza, nella prima amministrazione di piazza si sono recuperati i fondi con il piano, con il finanziamento Proust, con cui abbiamo fatto ad esempio le rive di Trieste, tanto per dirne una, e sono stati e vengono utilizzati ora per quest'ultimo lavoro di questi 15 anni di operazioni, di lavori pubblici in città con Roiano. Finite le conferenze di servizi, gli uffici stanno predisponendo appunto quella che la gara per poi andare ad affidare i lavori, e quindi entro 2 mesi, perché i tempi tecnici voi lo sapete, soprattutto per importi importanti, qui andiamo ben oltre i 5 milioni di euro, prevedono bandi europei, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato a lungo prima, no, della burocrazia. Indubbiamente in primavera vedremo finalmente partire questi benedetti lavori, e io devo ringraziare qui la pazienza dei roianesi per primi, perché abbiamo prolungato volutamente, abbiamo perso fra virgolette un anno di tempo, ma siamo andati a fare delle modifiche rispetto al progetto che era stato presentato dalla Giunta Cosolini, che aveva toppato in una delle problematiche più grandi del rione, i parcheggi, perché è inutile che se la contemo, è vero che sono stati fatti dei parcheggi privati negli anni, anche qui a Stocktown ci sono dei parcheggi, ma questo non basta assolutamente per venire incontro alle esigenze del rione, e quindi modifica dei parcheggi, quindi ringraziamenti ai roianesi, ma soprattutto all'assessore Lodi e al sindaco di piazza, con cui abbiamo voluto prenderci questo tempo per fare le modifiche, ma anche perché c'era oggettivamente degli errori. Via Moreri rispetto alla piazza è in un piano superiore dal punto di vista di altezze, e quindi non si poteva fare una tipologia di lavori Com'è? Abbiamo visto dei gesti, ogni tanto passa qualche cittadino. Per cui modifiche tecniche, ricordiamoci che sotto la piazza passa il famoso Patoc che scende da via Moreri, per cui il progetto precedente prevedeva che i parcheggi fossero quasi sott'acqua, quindi si potesse arrivare con l'alta marea direttamente a Roiano. Insomma, piccoli errori che sono stati corretti. In primavera partiranno i lavori. Tutti dicono, ma in pompa magna nel 2017 Sevignodi con la banda? Sì, proprio perché era dal 78 che si aspettava di dare la picconata a quella caserma. Io mi ricordo, ero consigliere circoscrizionale, assieme all'allora presidente Fabiani, appoggiammo un piccone simbolico sul muro esterno della caserma. Stiamo parlando del 1996. Arrivò subito fuori una pattuglia che ci portò per l'identificazione. La picconata vera l'abbiamo data con Di Piazza, con la Lodi, con i cittadini presenti. E quella sarà una delle zone più belle del rione, con tanto verde, con spazi aggregativi e con 140 parcheggi che non risolvono ma aiutano i problemi della nostra Roiano. Assessore, lei sa che quando si parla di lavori pubblici la gente non crede finché non vede, quindi finché non ci saranno ruspe all'opera, in verità ruspe forse non servono più perché è già stato tutto demolito, bensì operai all'opera per costruire, non ci sarà mai quel senso di fiducia al 100%. Quando si potranno vedere, secondo la Giunta? Si potranno vedere in primavera. In primavera? In primavera sicuramente. Ok, così abbiamo anche una tempistica su cui affidarci, nella speranza poi che la primavera porti anche il ripristino del tram, che non sarebbe neanche male, no? Ieri eravamo alla piscina assieme all'ufficio mobile, tra l'altro do l'appuntamento domani dalle 10 alle 12 a Prosecco, quindi a un certo punto svegli in città alle 9:30, subito dopo se Giorgia Prosecco si può fare la combinata, l'accoppiata, battute a parte, sicuramente il tram di Opicina, tra l'altro attenzione perché nei prossimi giorni partono i lavori di pulizia delle rotaie, e
perché serve mettere nuovamente in esercizio per tutta una serie ancora di prove tecniche il tram, quindi chi ha parcheggiato in questi anni tipo via Marti a Libertà o altre zone, sposti la macchina, perché altrimenti verrà portata via, insomma, dal carro attrezzi, ed è un peccato, perché insomma buttare i soldi non sarebbe. Però sono arrivate le sine famose, quindi le rotaie sono nel deposito. Abbiamo una telefonata, sì, sentiamo una telefonata, poi parliamo di nuovo del tram. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, prego. Buongiorno. Volevo parlare con l'assessore, sono Dino De Palma. Sì. Buongiorno. Ascolti, mi parla a nome dei vecchi che c'è al Pedocin. Allora volevo dire che se è possibile, come l'altro anno che aveva fatto Rossi, a Tigno Aperto il bagno anche di domenica, sempre se è bel tempo, e magari quando che piove, che diluvia, di tenerlo chiuso senza che vada là alle 10 di mattina un comunale a Verzere e dopo alle 4 chiuderlo. Dato che là adesso è abbastanza... Noi ci accorgiamo che è abbastanza clienti che vengono a curiosare come si è fatto il bagno, perché si è diviso quello e quell'altro. E dopo, se è possibile, la Sanne Verza almeno un gabinetto, uno dalle donne e uno degli uomini, se gestiamo noi per metterlo a posto, come abbiamo già detto l'altro anno a Giorgio Rossi. E dopo un'altra cosa, nel 2001 di piazza, che avevamo ingrumato 3.600 firme, ne aveva cavato via con una ruspa che aveva fatto Giorgio Rossi tutte le pietre grandi che era là davanti, che si fa male la gente. Se è possibile, in primavera, quando avrei i soldi che mi avanza, mandare anche una ruspa là e fare lo stesso lavoro, senza che ingrumiamo di nuovo 3.700 firme. Ciao, grazie. 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 Allora, finisco sul tram, poi passo al Pedocin. Per cui sul tram, diciamo, le famose sine, le rotaie, sono già nel deposito di Prosecco. E per cui insomma anche lì finalmente considerate le tempistiche anche della giustizia a volte, perché proprio qualche giorno fa è venuto fuori così le notizie in merito a quelli che sono i procedimenti, le indagini giudiziarie, quindi passano con tempistiche a volte molto lente, però prossimo anno piazza inizierà a Roiano, il tram, che comunque fa parte di questa circoscrizione anche se è patrimonio di tutta la città, potrà ripartire, e per cui sarà sicuramente un 2020 fortunato. Esof, Porto Vecchio, insomma tante ieri cose abbiamo fatto il sopralluogo, che vengono molto fatte. Interessante. Sì, ho visto. Abbiamo una telefonata, un attimo solo, assessore, e poi parliamo del Pedocin. Buongiorno. Buongiorno, sono Ilia. Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno Gugliotta, buongiorno Giorgi, sono Giorgio. Sì. Voglio chiedere che passo per la galleria di Piazza Foraggi, ogni giorno è un'avventura, se fai la doccia con l'acqua che viene dalla galleria. Quando incomincia? Aspettiamo che la crolli anche questa, ma a parte e che faccio tutto quanto. La ringrazio e buon lavoro. Grazie signor Giorgio. Grazie signor Giorgio. Grazie. Oggi grandi opere, no? Grandi opere. 2020 sarà anche l'anno di Piazza Foraggi. Anche qui se ne è parlato per tanti anni, ma qui a dimostrazione quanto vale l'iniziativa di un sindaco e quanto è importante un sindaco. Probabilmente con un'altra amministrazione si provvedeva alla chiusura di Piazza Foraggi, della galleria di Piazza Foraggi, per cui si faceva un caos dal punto di vista della circolazione e della viabilità, non solo per i mezzi di trasporto pubblico, ma anche per le automobili private, perché ovviamente un terzo di città è servito da Piazza Foraggi. Invece il sindaco ha voluto modificare, ha avuto l'idea di poter creare questa specie di galleria nella galleria, chiamiamola così, e nel 2020 insomma anche quest'opera importante vedrà l'avvio. Ha ragione, perché oggettivamente la pioggia e i pericoli in Piazza Foraggi ci sono. Pedocin, abbiamo fatto ieri una riunione, voi sapete che fa parte delle mie deleghe da qualche mese, da quest'estate, sì. Andremo a investire in questo momento assieme a dei tecnici, stiamo vedendo i lavori da fare in inverno e in primavera per presentare al meglio, con un intervento anche importante rispetto agli anni scorsi, il Pedocin, su cui c'è particolare attenzione. Ha ragione per quello che riguarda la sistemazione di alcuni sassi della spiaggia. Abbiamo fatto una prima opera a settembre, dove siamo andati dalla parte, se non sbaglio, soprattutto delle donne a scavare e a rimettere soprattutto tanti e tanti ghiaia sassolini che rendevano
più facile soprattutto distendersi a terra. E sto cercando di recuperare soldi, non avanza mai. Quando ha detto visto che avrete un tesoretto in primavera, soldi, non avanzano, però in questo momento forse riesco a recuperare 30.000 euro per una serie di primi interventi. Ma il prossimo anno magari approfondiremo fra un paio di mesi, perché stiamo lavorando. Ci sono delle novità interessanti per quello che riguarda il Pedocin, ma anche per quello che riguarda i Topolini, altro fra virgolette stabilimento balneare comunale. Cittadino. Ai Topolini c'è intenzione di fare dei piccoli interventi, ma significativi, e ne parleremo. Al Pedocin, ad esempio, arriveranno adesso due obliteratrici, perché abbiamo, quindi due distributori di biglietti, l'obliteratrice c'è già, abbiamo delle difficoltà di personale. Difficoltà distributore numerico. Di biglietti, quindi. Esatto, per cui euro, perché il prezzo resta fisso, state tranquilli, esce il biglietto, si oblitera, e si può entrare al Pedocin. Questo ci permette di avere delle persone a disposizione invece per il controllo generale e anche per i bagni di via Paolo Veronese, perché il personale è lo stesso che fa un po' la spola da una parte all'altra, quindi siamo a volte stretti, però è una delle novità, quindi piccole innovazioni tecnologiche, ma che servono poi per essere più veloci per i cittadini, ma per liberare risorse umane per poter dare poi servizi anche all'interno del bagno. Senta, in brevissimo, quella piattaforma barcolana che è tanto cara anche al consigliere di Forza Italia, Babuder, che iter sta seguendo? Lei sa dirci qualcosa o dobbiamo chiedere alla Lodi? Bisogna chiedere alla Lodi. Allora, per tutto quello che riguarda i lavori pubblici, le grandi opere, abbiamo, ricordo sempre, l'assessore Lodi molto attenta a quelle che sono le esigenze, perché non sono solo le esigenze della giunta, dei singoli consiglieri, ma anche dei cittadini. Voi sapete che l'assessore Lodi è sempre ben seguita dal sindaco di piazza, che sui lavori pubblici ha fatto dei suoi mandati un po' il marchio di fabbrica, e credo che si veda quanto viene fatto in città. Voi pensate al fatto che in questi giorni partono quasi 6 milioni di euro di lavori su strade e marciapiedi, dove effettivamente i cittadini ogni giorno, avete visto qui in diretta, la signora ha parlato di un buco qui davanti, ma con l'uscita dell'URP mobile, tra l'altro saremo a Servola la prossima settimana e poi in Largo Barriera, raccogliamo sempre le esigenze dei cittadini, i presidenti di circoscrizione raccolgono le esigenze dei cittadini, che sono quelle soprattutto dei lavori pubblici. Abbiamo un piano delle opere importante, stiamo spendendo, abbiamo avuto anche la fortuna che non c'è più un patto di stabilità e abbiamo anche l'attenzione a recuperare risorse, pensate sullo sport, grazie al credito sportivo che ci permette di fare lavori con dei mutui a tassi agevolatissimi, quasi senza dover restituire interessi a questo ente parastatale. E mi pare che sarà l'ente che aiuterà per la nuova acquamarina, come diceva il sindaco. Esatto, sulla nuova acquamarina anche qui ci sono sempre state tante segnalazioni, abbiamo verificato la possibilità di mettere in piedi una terza struttura che potesse immediatamente andare a rispondere alle esigenze soprattutto di anziani e di persone con diverse abilità. Costi assolutamente folli, e bisogna a volte anche da amministratori pubblici saper dire di no. Certo, ha un impatto immediato anche dal punto di vista mediatico, però buttar via i soldi non fa parte delle regole e delle strategie di questa amministrazione comunale, e quindi in Porto Vecchio una nuova struttura e credito sportivo ci permette di fare tanti tanti interventi. Assessore, abbiamo una telefonata. No, telefonata, vai. Sentiamo un attimo, poi chiuderemo perché manca poco. Buongiorno. Buongiorno, Mico chiama prima. Buongiorno. Prima, il primo colpo, parlavo con l'assessore, mi si è cascata la linea. Ci dica. Vuoi tornare a chiamare? Mi ha detto che devo registrare quella che volevo dire, e ho registrato sempre per telefono, no? Adesso aspetto la risposta, però non c'è nessuna risposta qua. Su cosa, mi scusi, se può ripeterci? Volevo parlare con l'assessore per via di un problema qua in via Puccini. In via Puccini, sì, abbiamo... Sì. Sì, avevo, probabilmente non ha sentito, avevo dato la risposta che... No, perché è 3 settimane che guardo di chiamare, però sbagliavo un numero, chiamavo il numero vecchio, il 31. Okay, nessun problema. Adesso è arrivato il numero vostro, giusto? Però qua non arrivo a parlare. Ok, allora l'avevo pregato di lasciare appunto il numero al... Io già lasciato, 825581. Perfetto, che così io, come arrivo in ufficio, sento immediatamente a Cegas per capire se è un problema legato a interventi, ad esempio di lavori pubblici, asfaltature e altro, per cui il servizio viene momentaneamente spostato da lì, o se è una scelta
che è fatta da CEGAS di spostare e di andare in qualche maniera a fare una rivisitazione di aree ecologiche. Spero di no, perché conosco bene via Puccini e so quanto sia importante avere questa tipologia di servizio insomma in zone circostanti alla propria abitazione, per cui insomma darò al più presto una risposta. Senta, al gentile telespettatore, nelle vie vicine abbiamo rivisto purtroppo Cordaroli, Sara Davis, un'altra conseguenza del maltempo. Sono due vie, io l'ho detto in un servizio, un poco sfortunate, per non dire stigate, perché insomma il termine alla fine è quello. Raccolgono spesso e volentieri tutto quello che è l'acqua meteorica che scende da via commerciale, ma qui c'è da fare un discorso un po' più generico, che abbiamo fatto ad esempio a Ringa l'ultima puntata, dove il piano regolatore fatto dall'amministrazione Illy ha permesso una cementificazione folle di tante zone della città, e guardate che la zona di Roiano e di Colonia è stata la più colpita. Pensate a via Cordaroli, pensate a via commerciale, dove una volta c'era verde, c'era bosco, ora c'è cemento. Questo fatto va in qualche maniera a cambiare anche tutta quella che è la logica di raccolta delle acque meteoriche, va a fare in maniera che il terreno non riesca più a drenare, e poi chi viene colpito a Roiano, e vengono colpite tutte le strade che insomma dall'altipiano si trovano. E questo è un grosso problema che insomma cerchiamo di affrontare. Insomma, vediamo poi. Buongiorno, vediamo tanti roianesi che hanno fatto la storia. Tra l'altro, qui abbiamo un roianese che ha fatto la storia, uno dei più importanti commercianti. Buongiorno. A Roiano. Buongiorno. Quali novità, assessore? Quali novità? No, siamo in diretta. E Gorito, che è uno dei commercianti che ha fatto la storia di Roiano. E quindi, insomma, ma senz'altro. Però vuole un buon ricordo. Assolutamente sì. Bon. Grazie. Una buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Perché rete? Siamo in diretta, con la nostra trasmissione, novità, parlavamo un po' del rione. Le novità di Roiano. Già bevuto caffè, grazie. Grazie. Aspettiamo, guarda, fra due minuti chiudiamo, possiamo parlarne. va bene, grazie. Il bello della diretta. Il bello della diretta, di avere le persone che ci interrompono, giustamente, perché siamo qua apposta, e ci incalzano sulle varie cose. Allora, noi abbiamo veramente poco tempo. Io in questi ultimi minuti approfitterei per andare a capire le esigenze principali del Consiglio Comunale. Un minuto, mi dicono, del Consiglio Comunale di giovedì. Mi pare che ci sia regolamento scuole, no? All'ordine sì, del regolamento giorno. Scuole, io ho due piccole delibere di due cessioni di spazi, ma indubbiamente il regolamento scuole, e poi le mozioni. Lo facciamo giovedì, tra l'altro giovedì approfittiamo per invitare la cittadinanza alle 17.30, perché ci sarà l'apertura assieme al sindaco delle luci natalizie in Piazza Unità, perché ormai manca un mese. Quando? Giovedì? Giovedì alle 17.30, okay. Per cui insomma invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento così di festa, perché si avvicina, anche se le temperature sono ancora... Sono freddino oggi. Oggi sì, qua gira anche un po' con l'aria freschetta, ma insomma ci avviciniamo al Natale. Giovedì Consiglio Comunale con appunto il regolamento delle scuole come punto cardine, con piccole delibere, poi insomma le emozioni che fanno sì che i consiglieri comunali portino all'attenzione della giunta e della città le problematiche che ogni giorno raccolgono. Senz'altro. Con il loro lavoro nei cittadini. Grazie allora all'assessore comunale Lorenzo Giorgi per essere stato nostro ospite, una buona giornata, un buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti voi, grazie per essere qua. Grazie a chi ci è venuto accanto, che è intervenuto. Noi saremo qui fino a venerdì mattina dalle 9:30 alle 10:30, vi invito a partecipare, a venire qui a parlare con i nostri ospiti, con noi giornalisti. Siamo ospiti del bar caffetteria Il Mingardi, che come vedete è a lavoro costantemente tutta la mattina, lo sarà anche nel pomeriggio. Grazie ancora, vi lascio la programmazione di Tele4, una buona giornata.